Allora, aspetta che facciamo la live stasera. Stasera siamo in live. Vediamo che funziona qua. Live. Allora, aspettate un attimo, i ragazzi. Tra poco entra il senatore a vita. Tra poco arriva il senatore a vita. Aspetta che qua è un casino. Aspettate piano piano. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Allora, aspetta che devo mettere il link all'amico senatore a vita Max Jason Fè. Vale, aspettiamo che in Max Jason Fè ci mettiamo il link piano piano, ragazzi. Aspettate che avevo un anno e mezzo quando facevo live, non facevo le live non so in quale anno. Aspettate un attimo, che piano piano, che qua dovrei, che significa bare, devi fare più live, non è domestichezza. Aspetta, ragazze, fino a che l'estate vediamo, fin quando un già noio. Aspettate, ragazze, comunque la live la salverò alla fine. Noi siamo juventini di pura razza, noi oggi, i peli in bocca, non ce ne vede nessuno, noi parliamo. Aspetta che vediamo se è giusto, boh. Allora vediamo, aspetta, ta 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 ta
Aspettate ragazzi, buonasera Salvo Fede, buonasera ragazzi, buonasera, 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 ossessionati, dove siete? Aspetta, sì, stasera qua, in chiesa, ragazzi, io come fa a condividere questo cazzo di cose? Dobbiamo vendere domestichezza su queste live, sappiamo un cazzo qua, Ambare Palermo, fallimento, buonasera Ambare. Sì, Francesco Melo, ma dai, invece mi sfotto usare, no? Allora, aspetta che ragazzo è qua. Aspetta. Ma cazzo si fa a condividere? Di puttana, qua, no, questo no, 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 aspetta, no, no, no. No, 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 salva, salva, no, 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 aspetta. Mi cazzo ho fatto. Vediamo, aspetta, no, no. Oh, ciambare, Pippo mi auto, Francesca smetti, Francesco smettila, smettila. Praticamente, ma hai capito che io alla fine io non sono Lecchino, perché lo fa Lecchino? Fate capire, cioè, non lo so, mi volete trasformare voi, cioè, non lo so, cioè, ormai, cioè, il mondo sì che è capovolto oggi come oggi, ma veramente che io, cioè, Chatham, e quello per esempio, vede, quello per esempio, no, quello parla bene sempre dell'Ind, che c'è, parliamo bene dell'Ind. Parliamo sempre del bene dell'Iri, c'è campione del mondo sono. Fortissimo, aspetta che. Imbaro ossessionato. Mica cazzo si fa a condividere questa cazzo di live, allora, ragazzi, veramente ignorante proprio. Fra. Imbaro, fai moderatore, imbaro. No, ma qua non riesco qua. Voglio capire come cazzo si fa. Modifica, aspetta. Come si fa a condividere sta cazzo di cose? Condividi, niente, non riesco. Oh, poi era facile, altre volte sono riuscito, sto giro no. Allora, che cazzo si fa? Vediamo presente, impostazione, vediamo, aspettate, io volevo condividere sta cosa, sta live, ma difficile ragazzi, signori ragazzi, beati questi YouTube che stanno H24, ciao per sempre italiano, Pippo Miauto, Francesco, Matteo Bellisi, ma quale roba? No, stasera non ce n'è ron, stasera andiamo proprio, stasera, come vecchi tempi, chiami dissing. Capito? Quindi qua noi ormai basta. Cioè, mi dissing, piace alla gente, piace dissing e dissing. In effetti, senza fare dissing, vedi, il cavo canale è finito. No, sto scherzando. Qua dobbiamo fare sempre di calcio. Minchia, ma come cazzo si fa? Guarda, che assurdo, guarda. Niente, non ho... Vabbè. Ragazzi, volevo fare... Aspetta, se ci vado di qua invece, aspetta un attimo, se ci vado di imbare pa... Ah, sì, se ci vado un canale, sì. Aspettiamo intanto, 10 minuti, arriva il Max, Jason. Aspetta un attimo, che... ah, ecco. Ah, eccolo qua, condivido, ah, fa un culo, va tutto facile.
Facebook live in corso per gli ossessionati. Ossessionati, live in corso. Live in corso. In corso. Clic, clic, live in corso. Forza, forza. Venite. Venite tutti in live perché siamo ossessionati dall'Inter, la squadra più forte del pianeta. Venite tutti in live perché la squadra più forte del mondo. Io veramente ai pari è una squadra, secondo me, ai pari è come avete visto l'Inter se la può giocare con l'Atletico, il Real Sociedad, che se la giocherà con il Real Madrid, l'Atletico Madrid, no, come ho detto, Manchester City. Ieri vedendo quelle due squadre, diciamo, normale, ma vedendo, guardando l'Inter, secondo me l'Inter doveva andare in finale, dai, sarà sfortunato il rigore, perché secondo me, diciamo che... Non so, io ho visto una squadra ingiocabile. In questi anni ho visto squadre ingiocabili. Ho visto tre scudetti consecutivi. Ho visto tre Champions consecutivi. Ragazzi, stratosferici, so forti. So fo, ciao Alessandro Morabito. So giù, so fo, fra. Noi, ripeto, noi ormai... Cose, quando una squadra è forte, bisogna dirlo. Mica che bisogna dire sempre ladri, ladri, capito? Soltanto quando vince lo scudetto, gli scudetti, la Juventus, noi siamo ladri, etichettati ladri, agnelli, e vincono loro e sono onesti, ragazzi. Io ormai non ho più dubbi. Secondo me, anche perché, dai, quest'anno mica ci sono state, dai, quest'anno non c'è stato nessun aiutino, tutto regolare. Tutte var giusta, cioè io non lo so, io perché, cioè, in effetti uno perché è ossessionato, no? Parlo bene dell'Inter, ma è giusto, no? O non sbaglio, non c'è stato nessun aiutino. Dici che siamo, come si dice, siamo preparati come va? Ma notizia sulla sentenza del debito dell'Inter, no! La Juventus che ci falsifica tutto. La Juventus è la squadra più ladra dell'universo. L'Inter è la squadra più onesta. Io non ho mai visto una squadra più onesta. I tifosi loro, bravissime persone. Proprio, guarda, il più bravo secondo me è, come si dice, è un lord. Il più bravo è, come si dice, compagno del re Carlo. Tutti brave persone, persone gentili, persone che sono sportive. Il male della Juventus. E il tifoso juventino, il tifoso juventino è ossessionato perché loro, ripeto, hanno, insomma, ragazzi, 50 Champions, 850 campionati vinti sul campo, 900 Coppa Italia, 700 Supercoppa Italia, ma la squadra più bella del mondo, l'unica squadra a fare leggi plate. L'unica squadra, aspetta che aspetta, oh, ragazzi, ragazzi, attenzione, attenzione che entra il senatore a vita, il senatore a senatore, Ciao onore a Paolo. senatore a vita, Ciao maxi Paolo, senatore. sì, senatore a vita, vabbè, lasciamo perdere, No, senatore a vita. no, siccome è facile chiamare nonno, 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 sei, nonno, anche perché c'è un altro, a parte dell'Inde c'è un altro nome, è quello là, quello che... Non è, quello è, come si dice, quello Che è cos'è? sportivo, non è ossessionato, capito? Loro su, no, solo noi siamo ossessionati, capito? Mica ci sono le persone, non sono ossessionate, capito? Io dico Allora, sempre, caro compare, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? oggi, allora, intanto diciamo che noi, come si dice, vabbè, io andato, ti dico che, guarda, io non sono ossessionato, visto che loro, diciamo... Qualcuno ci ha fatto, diciamo, delle frecciatine, e dice che noi siamo ossessionati. Ah, io andando metto questa, no? Sì. 36, aspetta, sono onesto, non dico Ok. 38, perché sai, quei due, no, quelli non sono to, quelli Guido Rossa ha detto, ma diamoci un po' all'Inter, ma se no che sono mingiano, ma va bene così, ce le diamo per fare beneficenza, no?
noi abbiamo 36 scudette e dicono che siamo noi stiamo male, ossessionati, perché diciamo loro vincono il loro ventesimo scudetto, e io devo essere tipo sto rosicando, sto impazzendo. Ma io faccio vedere sempre questo, 36 scudetti, capito? Però quelli non sono rubati. Scusa, ma dai, falli chiacchierata, ma tanto lo sanno che loro, cioè, ma stanno in malafede, lo sanno che stanno in malafede, di che stavo parlando? Lo sanno, no? Però lo vogliono ammettere. Purtroppo non lo vogliono ammettere. Cioè, caro un pare, allora tu devi pensare una cosa, che anche Enrico Sacchi ha detto che barano, cioè, hai capito? No, quello è pure ossessionato, capito? Uno che ha vinto tante Champions, è pure cioè, Enrico Sacchi ha vinto due Champions League, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee, un campionato, ha vinto Coppa Italia, Supercoppa, ha vinto in 4 anni, ha vinto di tutte e di più, cioè, dai, su. È vero che aveva una bella squadra, però la faceva giocare da Dio, giocava con la squadra, dai, parliamo di chiaro. Pensa che oggi anche Sabatini, che diciamo tutti, perché alla fine l'ha detto pure lui pure di fede interista, ha detto, ma diciamo, insomma, per 20 scudetti, cioè, qual è la differenza? A Sacchi non piacciono le squadre che giocano a risparmio, capito? Tipo Allegri, tipo pure come ha giocato, come ha detto Inzaghi nell'ultima partita col coso, quando ha uscito con l'Atletico Madrid, no? Non piacciono queste squadre a Sacchi che giocano a risparmiare. Anche il Milan, uno scudetto a tavolino, è quale? 1906. Ah, Francesco Mello, interista. Quando era? Dai, è stato pure. Allora, se giustamente Francesco interista diceva, oh, pure sempre loro, capito? Ok, senti, allora parliamo intanto. Anche l'Inter in passato è stata, diciamo, ora là non mi ricordo, è stata pescata dalle serie in Serie B, è stata ripescata e l'hanno fatta andare in Serie A. La storia dice anche questo, però per l'interista non è vero, ma è stata in B. Eppure c'è una cosa scritta, ma per loro non c'è niente. Cioè, non vogliono ammettere che quest'anno sto scudetto, cioè, è stato proprio, gliel'hanno proprio regalato. Cioè, aiutato in tutti i modi, l'hanno aiutato e purtroppo è così. Cioè, Sacchi ha detto, l'Inter bara perché è indebitata. Cioè, stampicciava, manco se potrebbe scrivere in Serie A, ma anche se deve scrivere, se già, come cazzo è possibile che questa ancora partecipa in Serie A? Dovrebbe manco partecipare. È normale, così vinco pure io, no? Ha detto, no? A questo punto... Facciamo una cosa, noi siccome siamo ossessionati, parliamo prima della nostra squadra, no? Perché è facile, sapendo. Parliamo della nostra squadra. La Juventus, allora, doping, patteggiamenti, plusvalenze, punti di penalizzazione, Serie B, squadra rovinata. Quindi la Juventus, se ha sbagliato, ha pagato la nostra squadra, cioè, ha pagato, sì o no? L'ha pagato alla fine, no? L'ha pagato. Ora io dico che poi alla fine vedi gira in Milan all'epoca, calcio scommesse, e ha pagato pure, no? Poi se tu non guardiamo i giornali anche all'estero, insomma, indagato in Manchester United, indagato in Manchester City perché addirittura volevamo andare in Lega Pro, il Barcellona che rubava, cioè, tutti i complotti con gli alberi, già ne parliamo anche all'estero, noi abbiamo un'idea, no? Però l'unica squadra in Italia che non c'è, ci sono le prove proprio documentate, argomentate, ma dici no, siamo onesti, non è vero, non è così. E fanno pure i video, cioè, capito? Loro difendono, cioè, io dico difendono l'indifendibile, però per loro sono onesti, quindi hanno sempre sotto delle giplete, mai stati in B, capito? Quando fanno poi 10 anni figure in mezzo con la Bisceva, no, giplete, mai stati, ma quando mai, il pallio, capito? Ma io dico, senti, noi abbiamo sempre criticato la nostra squadra. Inter mai indagata, come mai? Vi siete comprati tutti i giudici, tutto vi siete comprati? Mai indagata, è normale, no? Vi siete comprati tutto. Giusto. Non solo il campionato, ma pure i giudici vi siete comprati, senza parlare. Oh, io dico va bene essere tifosi, no? Però poi io per esempio tante volte sono in linea con te quando cosa dice la Juventus che gioca male di qua, dice, guarda, fa schifo,
Quando oltre una 180. Allora, guarda, adesso, questo è un discorso che io da juventino sportivo lo dico spesso, che la Juventus, quando io lo ammetto che la mia squadra fa schifo, fa quello, è in gioco indegna a me, proprio quando vince, addirittura pure quando vince dico che non meritiamo di vincere, l'ho detto un sacco di volte, abbiamo vinto a culo, non me... cioè, questi pure davanti all'evidenza negano, proprio... è come se, che ne so, uno spara una persona, lo vedono, o spara, ammazza, dice io no, io non, ma che stai matto? La stessa cosa, cioè, ma che stava parlando? Cioè, anche davanti all'evidenza loro negano sempre, so così, anche se la squadra loro, per dite, ecco come ha vinto l'altro giorno, come ha vinto l'altra, tutte le, ogni domenica le vince sempre, non si sa come cazzo vince, e poi la esaltano perché sa un sacco delle chini, un male delle chini, cioè, ma ti rendi conto come stiamo messi qua? Cioè, sono passato al paradosso qua, veramente. Io, no, io non mi ricordo un campionato vinto così schifosamente, non me lo ricordo. Cioè, io guardo, ho vinto anche la Roma quando vinse lo scudetto, che la, a Umaum, anche il Milan, qualche, anni passati, a Umaum, cioè 5, 6, 7 partite e poi camuffatele in campionato. Ma no, quasi 20 partite, tutte pisciate, ma che cazzo parliamo? Ma hai visto una cosa? Però lo, allora, senti, no? Ora, no, senti, io, siccome loro non vedi, non hanno, siccome, anzi, hanno detto che tu c'è un'altra una televisione, vedi un'altra televisione, allora tu vedi una televisione, io ne vedo un'altra ancora, però loro vedono un'altra ancora, cioè, soprattutto loro vedono una televisione. Tutto quello, allora, inverti tutto quello che hanno fatto loro contro di loro, quello che hanno fatto glielo metti, tu, come hanno vinto loro, gliele fai, le altre squadre vincono così. Vedi che cazzo di casino fanno questi, te lo dico io, cioè loro so così, so, non ammettono mai le colpe, non ammettono, loro sono forti, cioè pure quando vinci che hai rubato come un disgraziato, ma almeno ammettilo, no, è più bello vince così, allora, noi rubavamo e noi rubavamo, capito come? Cioè, proprio forte, cioè, rendi conto, cioè, è a mezza Sicilia si dice, ecco perché sono pagliacci, chiamano pagliacci, ma essere proprio accusi proprio pagliacci. Ora dice, zio Mimmo dice giustamente, comunque Mac sono più forti, bisogna ammetterlo, ma guarda io, ma che ci vuole a dire, in questi tre anni vuol dire l'Inter non è, da quando c'è Conte l'Inter sarà più forte, io, cioè, io vedo i video di ma cose che sono, non esendono i nostri video, abbiamo detto in questi tre anni effetti, sulla carta l'Inter era più forte, no? Cioè sulla carta quella più forte, ma l'Inter, sai che no? L'Inter diventa però, più però, forte, aspetta, però chi l'ha vinto i campionati? Il Milan, e loro addirittura no, perché il Raddu, se vuoi, c'è tutto in 38 partite, sai che dico no, ma perché è stato orrato a cappellare, se no, chi? Ma se no chi mi chi là? Sì, chi si può lo ricaccia? Io guarda, oggi sapere, non giocato mai. E chi se qua? All'epoca cosa fa l'Autaro ci senti? Fu, ma per un mese consegnavo proprio. Ma sai che impare non mi sente, ma sai che non mi senti? Come non mi sento io? Sei sicuro che mi senti? Sì. Se ne batte il volume, lo sa. Non lo so, io mi sentite bene voi, raga? Così una sì, perfetto, ti sento perfetto, tu ti sento perfetto. Mi senti perfetto, mi senti bene? Ti sento, No, vabbè, ti che sento, tu quando parli, vabbè, parli, vabbè, quando parli tu non ti fermi più, non c'è proprio, vai diretto come treno. Poi allora, volevo dire una cosa, ma fa pure scordare, perché non so più che mi ricordo mai come stato. Dì, parlato, che volete dire, dai. Non me lo ricordo, ecco, mo fai palla, perché non me lo ricordo più. No, ti spiego, no. Allora, ti spiego, no. Questi praticamente non ammettono che quest'anno, cioè uno può dire in modo tranquillamente, va, è forte in Italia, ma viene molto aiutato. Ah, ecco, era questo che dicevo, lo dico. Ecco, vedi, loro dicono che sono i più forti, ma con l'aiuto arbitrale diventi sì più forte. Cioè, è logico. Cioè, te si spiana la strada. Quante partite l'Inter è stata aiutata nei primi tempi subito che gli hanno dato l'aiutino e poi dopo è nata, capito? Come l'Atalanta, quel gol dell'Atalanta che ti ricordi, scandaloso, che gli hanno annullato l'Atalanta che era passata in vantaggio e dopo ormai gli annulli il gol, poi segni due, ormai quelli si sbragano e così è facile vince, capito? Tante partite l'ha vinte così, come con la Roma. Con la Roma per me non si spiega con la Roma quella vittoria contro la Roma che è nata primo tempo, la Roma l'ha massacrati, poi tutto un botto la Roma diventa quella di Mourinho, cioè una Roma veramente bella da vedere un primo tempo che 1-0 sotto, il secondo tempo inesiste, proprio morti, fermi, cioè segnate, proprio dicendo segnate, ma che cazzo è?
le partite sono vendute, queste partite sono vendute, tutto il campionato è venduto. Ma che stava a parlare? Quando ha vinto l'Inter con Conte, non ho detto nulla, ha vinto bene. Ha fatto un buon campionato. Ma quest'anno non si può vedere, tutto, ogni domenica hanno aiuto arbitrare, tutte le domeniche, ma dai, non scherziamo. Va. E loro sono contenti, loro sono contenti di vincere così, sono pure contenti. Che figata. No, anche perché, sai cos'è, Max? No, alla fine noi quando vinciamo i 9 scudetti di fila, nove scudetti di fila, e non male, si godeva la squadra più forte, però loro avevano proprio la faccia di cazzo che si mettono, no, nei video, proprio che fanno loro, ma Rubendus, avete rubato, cioè abbiamo dato 45 punti, 30 punti, 40 punti, 20 punti, una volta su Conte o forse De Mangini, quando ci hanno dato a loro 20 punti a noi nella loro storia? Ma si vogliono contare? Guarda, allora la storia dice questo, che loro hanno sempre rosicato, sia nei riguardi nostri che nei riguardi del Milan, hanno sempre rosicato, perché il Milan è la più forte nel campionato italiano e quella più forte in Europa, quella che ha vinto di più. Ha vinto 7 Champions, ha vinto Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe, gli manca solo la Coppa UEFA. Però ce n'ha una bella sfilza di trofei internazionali. Noi abbiamo, anche se abbiamo una Champions in meno, abbiamo più trofei internazionali di loro. Abbiamo 2 trofei in più di loro, se andiamo proprio a dirla tutta. Ne abbiamo di più. Loro hanno vinto quel triplette, ma il vero triplette è quando vinci pure la Supercoppa Europea. Quello è il vero triplette. Perché lascia perdere che se l'ha inventato il Barcellona nel 2008, hanno vinto la Champions, triplette fecero, e da lì nasce un triplette del cazzo. Il Milan ha fatto il triplette pure, il Milan lo fece fare il triplette, una cosa del genere, ma il Milan ha fatto pure europeo, nel senso internazionale, Champions, l'Intercontinentale, Supercoppa Europea, 2 volte l'ha fatto, come la Juventus, 2 volte l'ha fatto. L'Inter questa non ce l'ha, il triplette internazionale non ce l'ha l'Inter, non cazzo va, ha vinto tutto che ha vinto. Cazzo ha vinto. Allora, ora io dico, no, come io poi, vabbè, io poi mi rivedo i video certe volte, quando, perché poi se io vedo dalle altre parti dicono ossessionati, tu sei ossessionato, ossessionato, cioè io ripeto, quando io vincevo, ripeto, l'argomento è questo, no, se io vingo i campionati e dall'altra parte fanno i video contro di me, a parte che loro, vabbè, se tu li vedi proprio uno a uno, cioè a parte che ci sono quelli proprio accaniti, tifosi paraocchi, ma proprio, ma pure anche, ma una volgarità proprio, proprio. Ma io li posso dire uno a uno proprio, io dico, ma hai capito tu? Ma loro ci hanno dentro la cattiveria, ma questo perché? Per anni di frustrazione, sei presente quando tu sei frustrato per anni che non riesci mai a vincere? Allora mo vinci, è come quando uno che non ha mai visto grazia di Dio, sei tanti anni in purgatorio, vabbè, vinci una cosa, ti sembra come uno che non ha mai mangiato, sai, uno che non mangia mai, cioè uno che mangia, che ne so, ha mangiato sempre le briciole, poi gli è arrivata la bistecca, si sente come sto cazzo, ecco, perché loro non conoscono, non hanno visto mai grazia di no, se no, allora, ripeto, se era per interesse nostro, alla faccia interesse nostro, invece ho visto, vede, giusto, dice Leone Bianconero, se noi parliamo bene dell'Inter, giusto, è giusto che alla fine, oggi come ora, si critica la Juventus di Allegri, è giusto così, quindi è normale che tifosi interista scende e dice tu sì che sei sportivo, io ne vedo da no, ma tu sei sportivo, che c'è, tu sei, che c'è, capito? Ma no, ma se parlo bene della tua squadra, che ci vuole, no? E ho visto tanti canali, noi non siamo, cioè non lo so, dobbiamo cambiare per voi, fammelo, che devo cambiare per gente che non conosca la fine, perché dobbiamo cambiare la nostra indole, della nostra juventinità, e manco dica aspetta che siamo che paraocchie, no? Perché potrei dire voi state rubando lo scudetto perché lo devo vincere io, no, nessuno mi ha detto questo, vero Max? No, al massimo di tutti i ladrati che hanno fatto quest'anno, al massimo posso dire dai, Umina poteva gareggiare, perché Umina è il suo padre, nonno, giusto? Ora Max, tu come la pensi? Non lo so. Secondo me, guarda, dovrebbero stare al massimo a pari col Mila, potevano stare al massimo, non dietro, se non dire al Mila. Cioè, per tutti i furti che hanno fatto questa, 19 partite, io l'ho contate, 19, dove ci stanno in pisci loro, 19. Cioè, io ne contavo a volte 5, 6, 7 al massimo nei campionati. Quindi dice, e non è finito il campionato, ancora non è finito, fate capire. Cioè, capisci? Ma è mai successo nella storia del calcio? Mai.
Io, guarda, ci sono, ripeto, ora qua dobbiamo parlare, oggi ripeto, no, allora, ripeto, gli ossessionati dicono che la nostra squadra fa schifo, è stata indagata in Serie B, oh, ma la loro fortuna noi è che siamo abbiamo etichettati Leonardo così, Allegri. vabbè, è così, no? Ora parliamo dell'Inter, perché oggi noi dobbiamo parlare dell'Inter, capito? Io Solo parlerai, che che abbiamo Allegri. ormai che vuole, e per noi, cioè, a me la questa è andata in Serie B. Cioè, ciao, tutto punito. Anche lì, no? Anche lì, poi dice la legge vale per tutti. Hanno fatto loro i plusvalenze, li facciamo noi. A loro l'ammenda, l'ammenda solo. A noi punti per, i punti per, di penalizzazione ci hanno dato, i 10-12 punti, che non siamo andati in Champions. Cioè, tenete conto, cioè, questa è la legge uguale per tutti. Che cazzo cambia tra quello e quello? Fammi capire. Io dico, no? Cioè, gira gira. Sta squadra non so come cazzo fa, cioè è sempre stata alla fine, certo non c'è mai stato, per loro sono cinesi, noi siamo puliti, non c'è mai niente, però cioè, ci sono le cose, non è che non ci sono le cose, c'è anche a livello visivo, no? Che loro dicevano sempre ladri, ladri, rubentini, cose. Ora che il vento è cambiato, quindi noi siamo stati etichettati così, cioè io vincevo i campionati, ero contento, felice, questi ci guardavano, guarda, perché poi si possono contare proprio, allora il fallo di Pjanic, quella partita doveva andare così, tutto a fare video, così, perché chi si casa sui tifosi, Ma erano giustamente. passati Non è... pure in vantaggio. Ma che cazzo era quello il problema pure? No, Dovevano sai cosa è, passare ripeto, in questo vantaggio dopo una poi cazzo. Poi mi erano fanno vantaggio ridere per attaccare perché, a Pjanic. Cioè, no, uno mi fanno ridere perché loro, io ti spiego, loro dice, vabbè, la partita loro, a 5 minuti della fine, quella partita lì, oh, erano in 11 contro 10, cioè loro erano praticamente in 10, noi in 11 vincevano 2-1. Non è che hanno detto all'inizio, paccato del video, no, ma la colpa è stata di Spalletti che ha cambiato all'epoca, come si chiama, da un stupido, come si chiama, da che stava con Panama, come si chiama, Icardi, Mandanara, no? quello di Icardi, Mandanara. Icardi, no? Icardi va bene, quello Riccardo. Spalletti ha fatto una cazzata, poi non è che dice che Quadrato fece un gol, che Lantano fece una papa, no, non dicono, oh, tutti per farlo. Poi senti, poi c'è stata una giornata Juventus 3 Inter 2 dove abbiamo ammazzato cose, ma questi a fare tutti i video tutto qua lì, copia e incolla, ma questi hai visto come vincono con un rigore che non c'era di Perisic sui quadrato, incascatore, ora che nell'Inter santo, no, quello è bravo, cioè, ma direte, cioè, allora, cioè, Non ripeto, la noi credenza vincevamo proprio e cioè, guardavamo i peli del culo, ammonizione. No, ma visto è stato ammonito Bonucci, Chiellini, perché se si deve saltare la partita contro, per esempio, ora che ha ammonito Lautaro e l'altro là, non mi ricordo, a Cagliari uguale un gioco, io con Derby, guarda caso, cioè lì non si vede niente, no? Non è qua. comunque, caro padre, il problema è che loro non ammettono mai le loro colpe, anzi, loro sullo schifo che fanno sono contenti pure. Immagina come stanno, pensa. Io no, Io io poi, come tante volte dicono, dovrei rosicare, ma io posso rosicare con un pagliaccio, posso rosicare, ma come fai a dire queste cazzate? vabbè, ma Spiegamelo. anche togliamo un poco, Spiegamelo. Ma come spiegatelo? Abbiamo, togliamo allora, i sudiceria. quattro scudetti ce ne abbiamo il doppio di loro, il doppio. Coppa Italia ce ne abbiamo il doppio. Supercoppe ce ne abbiamo il doppio. Allora. Abbiamo scontri diretti, li abbiamo sempre menato. Le statistiche dicono che noi stiamo avanti di brutto. Li abbiamo sempre menato. Ma io sarei Allora è pavardo. che cosa, Rosico? Fammi Guarda capire. caso, no, La non sono io Rosico ammoniti perché c'è e quella si merda sono due d'Allegri. Io agli sono quella merda d'Allegri, Rosico, per quella merda che abbiamo in panchina. appunto, Non per voi, vedi. amate voi. Cioè, ma chi cazzo vi caga? Io vi rompo il cazzo perché siete dei ladri e dei falliti. E state a fallire perché quel cazzo di presidente che c'avete è andato pure in galera in Cina. Ma state zitti, state. Mo fallite. Guarda, se non vi salva qualcuno, cioè la Serie C per voi è scontata. Cioè dovete trovare qualcuno che vi salva perché sennò fa cazzi. Ma dove cazzo? Ma che si fanno ridere? Fanno. Cioè, li stanno aiutando perché stanno messi male economicamente, stanno proprio nella merda Si vede totale. proprio, sì, Li scandalo. aiutano a vincere, è normale, li aiutano a vincere, che fanno loro? Che fanno? La sfortuna loro sono stati perché sono stati buttati fuori dall'Atletico Madrid pure, così meno soldi entrano ancora. Cioè, ha capito che vuole fare zig zag? Ha capito quello che vuole fare zig zag? Ma poi che fine ha fatto il loro presidente? Non si vede mai lo stato. Ma dove è sto Zing Zang? È in qualche prigione di Cina? Hanno arrestato! Ma non lo sapevi? Onesto, onesto. Sei in Cina, l'arresto domiciliare l'hanno messo, che parlano.
Adesso c'è avuto l'altra la causa contro le costruzioni, quelle dei cinesi, gli deve dare 320 milioni che non c'ha, deve dare altri 385 milioni agli americani che non c'ha, e poi c'è altri impicci da pagare gli stipendi, c'ha più soldi manco più stipendi a momenti questi c'hanno. Cioè loro vincono il campionato, guadagneranno qualche soldo, andavano avanti in Champions. Zaghe dalla Cina impartisce ordine a Marotta e gli ha detto agli americani: dagli 100 milioni, rifamo il debito e andiamo 2 anni avanti. Gli americani non lo vanno a che poi lo stesso Nati ci sembra Juve, vero? Stesso Nati, cioè, insomma, pure i napoletani hanno ammesso finalmente, guarda i miei video, minchia, pare hai avuto veramente è una squadra disonesta, guarda. Che poi vai su Google, cerca qual è la squadra disonesta, andate ora, facciamo finta che io lo sapete su Juventino. Andate su Google, cercate la squadra più disonesta d'Italia, la squadra che ha rubato di più, la squadra più odiata d'Italia è l'Inter. Più odiata. Qual è l'Inter? Ma non perché ha vinto, di solito la squadra più odiata è quella che vince di più. È proprio perché hanno fatto una statistica dei tifosi, proprio l'Inter è il primo posto, a Juve è seconda, terzo è, mi pare, Milan, quarto Napoli e quinta Lazio. Non si può sbagliare. Come mai? Spiegatemi questo motivo. Allora, spiegatemi questo motivo, c'è sta che siamo Juventino alla fine. Non lecchino. Sì, giusto, ma ognuno pensa a squadra. No, siccome Marcello dell'amica ascolta, no? Poi ci sono stati, diciamo, dei YouTube, diciamo, alza il volume, pare, tu mi senti? Alza il volume, non mi senti? Che cazzo dici? Io ti sento. Oh, ti sento perfetto. Pare Palermo non sente quando parla, non gli arriva bene. Allora, impostazioni, va su impostazioni del volume, impara, lo dico io perché tu. Ma io ti sento bene, ti sento bene. Ah, quando ti zitti, quando parli non mi senti. No, ti sei. No, vabbè, io parlo, in effetti, vedi, faccio poche live, capito? L'ultima live l'ho fatto un mese e mezzo, quando, un anno fa, 74 e ne faccio mai live, pensando. Ah, vabbè, uno se ricorda poi come funzionano certe cose, giusto, no? Allora, ti dicevo, no, parliamo dei furti dell'Inter, no? Perché diciamo, vabbè, io ora 11, 19, 20, 50... Ma guarda che io, guarda, se voi guardate, guarda, non c'è manco nomi, guarda, se voi andate su OVC, no, quando fa vedere i video che mette pure a me e altri, guardate quelli che quando c'è sta l'Inter che gioca, ci stanno tanti del Milan, della Roma e anche qualche Juventino che leccano... Lo conosce a questo? Che leccano come, non si sa quanto leccano... Come mai? Cioè io mi sento proprio vince l'Inter, grande Inter, poi c'è sta qualcuno che magari dice come Tommy, come mai? Allora intanto io cioè, come milanista, ragazzi, come mai? Cioè se c'è l'aiuto questi sono da nessuna parte, senza il rigorino non ruba l'Interino. È forte questo qua. Questo qua, diciamo, come mai? Lo conosco, che poi lo faccio vedere. Quando vedi queste cose te passa la voglia, pure te passa cioè ieri sera abbiamo visto una partita stupenda, bella partita Real Madrid Manchester, una bella partita, ecco, se siamo rifatti gli occhi guardando il calcio in Italia, il calcio non si vede più, poca roba è rimasta, proprio siamo proprio che i briciole, stiamo, diciamo la verità, cioè quando vedi la Juve, vedevi la Roma de Mourinho, ma meno male che l'hanno cacciato via quel cazzo de Mourinho, perché veramente non si poteva vedere qua la Roma, cioè, e noi dovremmo fare quello che ha fatto la Roma, sta merda, cacciarla via, perché se se l'hanno dal cazzo a sto imbecille è finita la pacchia per sti scemi, la pacchia finisce per sti scemoniti, capito? Tom, qua c'è, forse non so ragazzi la storia, qua abbiamo 15 anni di YouTube, il nonno, io 10 anni, siamo uno dei, diciamo, dei juventini, diciamo, ecco. Mettigli il link a Tom, fallo entrare, se gli vado a entrare. Come mai? Tommy, vuoi entrare? No, dopo ragazzi, io perché, diciamo, anche ragazzo, lui sta sulla stessa, no, anche lui sta, sulla stessa onda, no? Sta sulla stessa onda nostra, no? Perché io non faccio entrare, no, se vuole me. L'enigmista, senza l'aiuto non vanno da nessuna parte. È normale che poi c'è la strada spianata, trovi tutto, capito? Cioè, invece di andare in salita trovi subito la discesa, subito.
qui Klopp non possiamo piarlo, regà, Klopp si ferma proprio lui, ha detto finisce quest'anno con il in anno se proprio si ferma proprio. Sì, ma io forse non ho capito. Ma come non me lo ricordo di montare? Ti ricordo di montare, ti ricordo tutte le cose. Guarda che ho capito, ma ora parliamo di... ma ti ricordi di Uriano 30 anni fa? Ma ti ricordi chi lo... Ma scusa, forse non hai capito niente. Qua noi l'abbiamo ammesso. Le domeniche c'è stato un... Ma tu quando che robe? Allora, scusa, o sai che voi te l'avete montati tutte le domeniche, lo fate montare, il gol di Montari, ce l'avete tutte le domeniche voi, eh. Scusa. Voi ogni domenica c'è il gol di Montari, c'è quello, capito come? L'Inter c'è il gol di Montari. Ho capito, saluto Cammino d'Italia. Io saluto Cammino d'Italia, sì, Cammino d'Italia, bravo, seconda stella negli anni 40. 38 comunque, no, 38, io non c'è stella, 38, stella c'ho io, guarda, tre stelle c'ho io. Quindi che cazzo devo rosegare? Che cazzo rosegare? È 38 un pari, no 36. Cambia, metteci l'8, no 36. No, perché dobbiamo rispettare la FIGC, capito? Come la FIGC è... Cioè, FIGC, FIGC. Io non del genere, qua, ma quando muoviamo, dai, uno scudetto regalato. Cioè, nel 2006 gli hanno regalato quello scudetto e mo gliene regalano, gli stanno a regalare un altro. E vanno alla seconda stella. Cioè, ma tu i campionati li vinci così cartonati, sono proprio veramente che dei cartone. Allora, sì, capito? No, perché ci ammette, no, sai cos'è? All'epoca quando venivo a Torino, non ho preso il 106, 108, arriva fino a 106, picchiava a 6, non vado a Torino. Per Allegri, amico mio Leone, per Allegri non andiamo a Torino. Se io spendo 100 in tribuna per questa, diciamo, schifo che si gioca male, questo, dai. Dico, se giusto, devo dire. Capito? Quindi, allora, il primo furto, come ora qualcuno ci ha detto sempre, siamo ossessionati, non ha visto mai niente, tutto a posto, perché sono i più forti, i più invincibili, cosa? Aspetta, io non capisco uno come... Aspetta, porca troia, devo leggere questo commento qui, allora. Sinceramente io non comprendo come uno juventino possa rosicare per la seconda stella dell'Inter, quando la Juve la seconda stella l'ha vinta 40 anni fa. Ma non è che si tratta di rosicare. Che voi la seconda stella non la meritate, perché avete vinto, voi state a 18 scudetti, cioè, forse non ha capito, state a 18, perché uno nel 2006 è regalato, e questo è tanto regalato, non dire cazzo, state a 18, non potete regalare, siete a parlare, e poi lasciamo perdere scudetti quelli delle Coppa, lasciamo perdere Coppa. Ma hanno argomentato che le gobba giocare posso volti farsi e non ci hanno fatto niente, manco un illecito, niente. Vedi che non è mai sto fatto, ragazzi. Oh, ora parliamo, se noi scherziamo, ma... Ah, sta non per entrare, va bene. Chiavi che l'ignorante. Ma no! E infatti, loro sono quelli sani dei cervelli, noi siamo tutti impazziti. Noi non abbiamo mai rubato nulla, sempre regolare. Allora, è tutto regolare, tutto a posto, ma voi ragazzi siete sani. Secondo, ma sento un minuto, compare, ma sento un minuto. Ah, yeah. Meglio che ridiamo, guarda. Aspetta un attimo. Ora dobbiamo dire tutte le partite quelle, diciamo, un poco, diciamo, da quella, allora, magari non abbiamo esagerato, 19, 20, 21, però io andiamo soprattutto, dunque l'Inter che ora viene Max Jason Ve, l'Inter ha rubato quest'anno, dico subito, 12 partite a 100%, capito? 12 partite, ragazzi, rubate, e ve le elenco pure. Aspetta, a parte il fatto che se voi andate da mio amico là, come si chiama, là, Leone Bianconero, lui ha fatto un video di tutte le latrate che ha fatto, visto che noi, aspetta, ripeto, perché poi c'è, ciao Vito, grande Vito. Noi praticamente, siccome siamo stati etichettati sempre da loro, ladri, aspetta che finisce pure con la batteria, ladri, rubate, perché loro stamente sono stati impotenti per 9 anni di seguito, dove li abbiamo schiaffeggiati, li abbiamo inculati, se chi guarda qua, per ora i 9 scudetti sono come i 9.000 donne di Rocco Siffredi che si è fottuto, per ora, sai, c'aveva il cazzo di, guarda, lo so, c'ha dire che lo lavora, mannaggia, guarda. 9 scudetti di fila, ma abbiamo rubato, incredibile, perché Pjanic, perché Quadrato, perché Juliana Facciazza di per scritte,
ma fango, aspetta un altro caso, no, io dico, cioè, capito com'è? Fanno loro, rubano loro ogni partita, no, stanno rosicando, che rosicare, i due stelle fidusla, qua, aspetta un attimo, che cavolo, dico un cazzo, abbiamo il ciotto di sinistra, mia moglie, non mi rompere il cazzo col PC, no, ci fa niente da fare, guarda, aspetta, grazie. Aspetta un attimo, si prende qua, dipende, prende, prende. No, ossessionati siamo, capito? Insomma, ecco. Sì, intepazzo, ma qua alla fine sai cos'è? Noi, ora appena viene Max, nel senso noi sfottiamo cose, sa, per dire ossessionati, insomma. Cioè io l'ossessione deve essere che lì dico la l'Inter ruba, come si può dire, tipo non merita il campo. Per esempio, io dico, vabbè, in Serie A alla fine è forte, alla fine, però quest'anno, cioè, ripeto, con Conte non ho detto niente. Io se state a vedere, minchia, ho detto Milan, vado a vedere, mo adesso Milan Inter, la Inter mia, 5-0, minchia, Turam, che gol, complimenta. Cioè, io non è cioè, l'ossessione quando dici sempre Rob, cioè, no. Bisogna etichettare anche altre persone, cioè ossessionate, no? Si vede che ne è una cosa di andare a cosa. Aspetta un attimo, noi siamo ossessionati. Allora. Sacchi dice vincere facendo debiti significa barare. L'Inter sta barando. Ulrici Sacchi, Ulrici quello, Ulrici Napoletano, Ulrici sono tutti, no? Onesti, cioè, giusto, no? Purtroppo. Iniziamo. Hanno fatto due volte De Grude, ma vabbè, tanto. No. Allora, aspetta, no? A parte ci sono 250.000 video, proprio un livello vai, scrive ladri, dopo su magari interiste, no? Però andiamo quelli eclatanti, no? C'è stato che ha rubato 18 video. Andiamo quelli proprio sicuri, perché poi non si fa il dubbio, dice, ma poi alla fine ha meritato questo scudetto, dice, ma sempre più forte. Sì, ma quanto punti vi hanno dato con l'aiuto, ma grandissimi aiutini, ma proprio evidenti proprio, cioè a livello di... Scusa, impare, se vai a... Allora. Sta parlando di una munizione di piani, cioè, ah, sta parlando di rigore, non erano proprio, cioè VAR, spegne... Se vai a vedere pure con la partita nostra Inter Juve, se tu vai a vedere nei primi minuti, la Juve è stata penalizzata, subito sono fioccate due ammonizioni dove non c'erano falli, cioè addirittura i falli erano loro e ce l'ha più padre a noi con l'ammonizione. È normale che quando tu parti già così è parti svantaggiato, la squadra si trattiene, non gioca più, magari la Juve fa schifo uguale e poi alla fine hai visto come hanno vinto, se siamo segnati da soli, Gatti ha segnato, cioè perciò come hanno vinto, cioè loro così allora, poi si è visto con l'Atletico Madrid, hanno fatto una figura de merda de quelle... l'Atletico Madrid, ma siccome chi si parlano fanno i video ingiocabili, cioè io dico, ma veramente, ma l'Atletico doveva vincere già sul campo, aveva già vinto sul campo, non doveva manco arrivare ai rigori, cioè per farte capire. Sì, quello sì, vabbè, Atletico Madrid già è una signora squadra, ma qua questi qua nel girone asino non hanno vinto con Real Sociedad andata e ritorno, e Real Sociedad ha dominato. E anche lì c'era un rigore di Quadrato che l'ha sfacciato proprio, non ci hanno dato il rigore, manco un pochino di Quadrato, incredibile. Io guarda, del fatto di io leggo ogni tanto qualche cosa, vedi Francesco, il fatto di Acerbi non ne ho proprio parlato, però questo dimostra dove c'è la zozzata, c'è sta, non è che coso Giulio come si chiama, Nero, come cazzo si chiama, manco mi ricordo. Vabbè, quello lì che ha avuto l'insulto, te pare quello se ha detto, dico, ma ha insultato, sono un benta, non credo, l'insulto gli ha fatto, ma lascia perdere che ci stanno telecamere, non telecamere, siamo sempre lì a regà, cioè tu da che due via 10 giornate non ne vi zero, da 10 zero, cioè quello te pare che si è inventato tutto, coso, come cazzo si chiama, manco mi ricordo come cazzo si chiama, cioè che è quello del Napoli, cioè di che stiamo a parlare? Cioè, ma veramente, dai, per favore. Allora, questo è un cazzozzato. Ripeto, siccome noi abbiamo televisioni diverse, ci faccio capire dov'è il popolo. Allora, vedi, questo qua, famo schifo perché noi famo schifo perché ho sempre detto allenatore di merda. Infatti, se avessi avuto un allenatore buono, forse voi tutto aspetto partire da così avanti. E quando noi vinciamo 9 scudetti di fila, dove sono le popoli che abbiamo rubato? Fammi capire.
Perché dice, tu sei mi abbiamo rubato, dove sono le prove? Le prove, dice, cercano le prove. Acerbi cercano le prove. Cioè, hanno fatto anche lì, no? Ho fatto Acerbi, no? Ah, chi la può una vergognosa. Cioè, praticamente, a così, Jesus, praticamente, no, si è inventata una cosa, ha detto, no, mi ha detto la negro, tipo, di puntini. Oh, hanno fatto passare Acerbi per una brava persona. E chi lo Jesus fece passare praticamente per un falso. Ma qui non si tratta della parola di Acerbi contro quella di Acerbi. Anche lì hanno difeso pure il loro giocatore, capito? Perché non si tratta della parola. Qui si tratta che c'è stato un dato di fatto. Come cazzo, Jesus si è fermato, ha fatto quel casino. Non è che uno si ferma fa un scemo perché quella gli avrà detto negro del merda, sicuramente gli ha detto una cosa del genere, è normale, no? E quella non ci stanno prove, perché volevi le prove? Cioè, uno si ferma così perché mi ha detto bravo ragazzo, mi ha detto che sono bravo, ma non devo sì, no, perché ripeto, ma noi lo sai cos'è? Io quando faccio i video fanno le prove, perché questa cosa c'è una cosa pure, no? Perché poi è facile ossessionare, qui sono solo i primi che noi ci hanno sempre buttato merda, infancato cose. E ora adesso è tutto contrario, rispondiamo. Ora loro vogliono che noi dobbiamo dire che sono bravi, che sono veramente fortissimi, non rubate mai. Ma tu, ma un lecchino ti può fare così. Il lecchino ti può fare così. Qua non ce n'è lecchini. Niente. Guardiamo la realtà dei fatti. Allora, andiamo a chi la televisione. Cioè, abbiamo televisioni diverse, dici, capito? Perché poi la sa cos'è? Appena succede a Juve... Ma Breme non lo dici quello con la Lazio? Allora facciamo così, facciamo tutti diciamo, i favori a Birra della Juventus. Guarda, sono contati. Chi lo dà di Inghi Giugno con Bologna, che era il rigore, in effetti ci poteva dare. Anche lì però Chiesa c'è un altro rigore. Ma mettiamo caso. Chi lo di Breme, che la Lazio era il rigore, su due. E poi l'altro chi lo dà, che hanno fatto vedere la Femme Magica a Roma, di Rabiot, e su tre. Bah, questi tre sono praticamente. Oh, andiamo quelli dell'Inter? Vuoi vedere la televisione come la televisione? Te lo faccio vedere, guarda. Seconda giornata, guarda, a parte dunque Cagliari-Inter, rigore per il Cagliari, fallo di Bastoni su Alum, un fallo netto, niente rigore. Primo, questo primo. Aspettami, no, perché tanto avevo chiamato live qua. Secondo, tutto, terza giornata, guarda, Inter-Fiorentina, rigore negato proprio Bastoni, semi Bastoni a terra Gonzales, non date il rigore Inter-Fiorentina. No, tutto a posto. È già su due, aspetta, ma va, no, va. Ma qua c'è la lista, va. Io ne ho contate 19, no, 19 io ne ho contate, poi non so. Allora, quinta giornata, no, scopri, dice no, la televisione è una parte, a Milano c'è la televisione, capito? Empoli-Inter, viene negato il rigore all'Empoli, su spinta a due mani lo stesso Bastone. Su Bastone ha fatto un sacco di falle. No, ma poi gatto. Che se qua, ma sono assurde. Dice, no, non rubano, e ma avanti. Dodicesima giornata, aspetta, siamo arrivati a partite rubate. Inter Frosinone, e poi iniziano i tuffi di Turam. Senti qua, no? Dato il rigore a lui che non c'era, sai quello di Turam che si è tuffato con Frosinone? Si è tuffato, pigliavo cosa? Poi si è tuffato, rigore, no, ma è rigore quello. Siamo arrivati a 1, 2, 4. Juventus su Inter, guarda il gol che abbiamo preso a cazzo pure noi. Ma prima del gol, gomitata di Darmian su Chiesa. Niente, lì niente, tutto a posto. Grande Inter, forza, campioni, senti qua, ma avanti. Ah, Napoli-Inter, andiamo a Napoli-Inter, aspetta. Dunque, chi lo ha? Lautaro Martinez, che trattiene a stile rugby allo botta, capito? Che poi scaturisce il gol di Çalhanoğlu. A parte che Napoli ci fece un gol così primo tempo, senti caso fatto. Hanno vinto 3-0 perché ha meritato, no? Tutti da lì, no? Poi ci fu un rigore a Osimhen non dato. Un rigore di Acerbi, la sfacciato, no, non è mai rigore quello, capito? Poi c'era un rigore, ma non come una casa, ma che una casa, quello era 18, già su 18 punti rubate. Inter Udinese, che sto bellissimo. Rigore all'Inter, dunque, la mano, che sto qua. Inter Udinese, mi ricordo Lautaro che va verso il portiere, chi lo piglia qua, in velocità, lo sfiora, e Naru che tuffa, si tuffa così, rigore all'Inter, madonna mia, aspetta, Inter Lecce, che sta pure bella, rigore per l'Inter, il difensore prende prima il fianco, dunque, allora, che sto caio, ci ho dato rigore Inter Lecce, che praticamente tiro di Lautaro là, cioè piglio fianco, poi piglio rigore per l'Inter,
la stessa dinamica di Carlo Augusto là, praticamente la che mise la mano a Piocca, che è al rigore, niente, non è il rigore, no, non è il rigore. Hanno un'altra televisione, ripeto, hanno a Milano un'altra televisione. Poi, aspetta, non ha finito. Siamo arrivati alla 17ª giornata, aspetta, io non ho contato già 7. Genoa Inter, Bistec, fallo. Genoa Inter andata e ritorno. Aspetta. No, ripeto, io dico tutte queste cose perché io sono sempre stato etichettato col fallo di Pjanic, il rigore di, perché loro cercano i cosi, i piccoli punti con, ma lì è rubata perché sai, Quadrato di Perisic, sono andato avanti in quel rigore. Quando toccano a loro è incredibile. Aspetta, Genoa Inter siamo arrivati, no? Viste che fallo e segna Nadovic, ed era fallo. Non ricordo quel fallo, andate a ritorno con Genoa. Inter Verona, quello proprio, ancora più eclatante. Fallo di Bastoni, una grandissima gomitata. Ho visto Bastoni, una gran gomitata. Ma come si fa? La VAR dov'era? Quello pure, poi dopo il gol dell'Atalanta che non gli hanno dato, che era addirittura era gioco pericoloso dei bastoni, e gli hanno annullato il gol, gli hanno dato, c'è il paradosso proprio. È stata una cosa pazzesca quella dell'Atalanta. L'Atalanta è stata veramente pure un'altra fenomenale, cioè al Verona uguale, al Verona un altro furto pure al Verona. Genova visto che gli hanno combinato, al Verona, che poi dopo gli ha regalato quel rigore e quell'imbecille ha sbagliato. Ma per favore, dai, pure col Verona veramente uno scandalo è stato, dai, per favore. Mi hanno fatto, io 19 ne ho contate, tu non so se ne hai contate 20, 20. No, io no, facciamo quelli eclatanti, ho detto, aspetta. Pure stati quelli eclatanti, poi c'è stato pure quell'altro, ma alla fine ogni domenica qualcosa. Ma che piango, ma che cazzo di Ciuccio, ma tu stai male di cervello, io non piango proprio. Cazzo di ti ho detto, questo campionato, questo scudetto è disonesto, è vinto male, non l'avete vinto bene. Aspetta, io ti ho detto, quando ha vinto Conte, ho detto non ha avuto nulla da dire, Conte ha meritato lo scudetto, avete fatto un ottimo campionato. Questo campionato è schifosamente falsato, allora, capito? Per il problema che avete debiti a non finire con quel coglione del Zig Zang che va messo in mezzo a una strada per mettere. Ah, capito? Cercano di aiutarvi, ma sapete, ma è una cosa proprio spasciata proprio, sapete proprio che vi stanno aiutando, dai, per favore. Però loro non ammettono, loro dicono che siamo sempre rosichiamo, siete sempre ossessionati, fanno, io li voglio fare i lapidense, i strip dance, hanno goduto come i puttane australiane là, i mignotti là, hanno goduto come i cubani che stanno là a Santo Domingo, cioè hanno fatto di tanto proprio balletti, cose, toccano a loro, no, ma voi siete ossessionati, che c'entra, capito? Non è normale sto fatto, allora a sto punto mi viene il dubbio, visto, allora, Se parliamo male dell'Inter siamo ossessionati, se invece, perché là dalla loro sponda parliamo da questo Ceneschio che dicono, dice sempre quello Lecchino, ha visto, critica l'Inter, grande, noi abbiamo Avsmind d'altra parte, va bene, chi è Avsmind alla fine d'altra parte, però ora dicono, allora scusa, dobbiamo fare il Lecchino, come, cioè fammi capire, allora se parliamo male siamo ossessionati, chi lo fa Lecchino, come dobbiamo essere, tifosi che parocchi come a voi? Dimmelo tu. Io sono tifoso, capito? Loro sono onesti, no? Onesti? No, non vado mai, ragazzi. Stai scherzando? Poi, se uno capisce di calcio, come l'abbiamo ammesso anche noi perché abbiamo vinto scudetti? Cucce, non c'era nessuno. Ma adesso perché si vince scudetti? Ora stanno? Perché Cucce, praticamente, Cucce di queste grandi squadre. Un campionato mediocre, infatti, quando sono andati in Europa, sono stati, eccoti, guarda, palleggiati dal Real Sociedad, capito? E questi sono forti, capito? Io secondo me, ma ripeto, dice un tifoso che parla occhi cose, però non mi aspetto da gente che dice che ha caccato i campi da calcio, come dici tu, ha fatto l'arbitro là, cioè io non capisco come cazzo si fa a essere così proprio, cioè dico, guarda, avete rubato anche voi, pure voi, qual è il problema? O no, sbaglio? Giusto, Max, che dici tu? Sì, giusto. No, qua no, qual è di sì. No, abbiamo finito. Però, siccome, diciamo,
qualcuno, insomma, allora io andando con ripeto, loro vedi che c'è, quando io faccio sti video gli dico pagliacci, gli dico che rubate, che campionato, loro vengono sotto a me, insultano perché rosicano, stanno a rosicare brutto. Cioè, tu hai mai visto una squadra che, cioè, vince così disonestamente? Gli sbatti la verità in faccia e loro rosicano. Sì, non gli va giù che gli dici che sta a vincere, che fa le schifo. È brutto quando essere di fronte. Loro vengono sotto e scrivono, offendono il rosi, perché rosicano, stanno a rosicare. Così, no, mia... Guarda, non mi piace, dico la verità, non mi piace neanche il tifoso juventino così, non è che dice perché lo attacchi l'Inter, a me il tifoso juventino malato, no, va bene, allega, basta, Juve forte, Locatelli forte, Miretti forte, tutti forti sono per loro, no, grande Juve, ma che cosa, se questo fa schifo perché sono... Io non so, io manco, guarda, ho sentito un pezzettino di quello che ha detto Donato, che manco me lo cago, oggi ho fatto un video per fargli capire quanto è scemonito, perché lui lo fa per le visualizzazioni, e per accaparrarsi iscritti, e quando sei in difficoltà deve nominare qualcuno, Donato, questo sa fa lui, è una vita, io conosco, ho detto, è libro aperto Donato Inglese, ma di che sta a parlare? Mi distrugge Donato a me, ma che cazzo tu sei? Tu stai male, come lui stai male. ieri mi dice morire, vabbè, alla fine cazzo, sta parlando, mica si sta insultando, sta parlando, ma non tu dissi, cosa sta parlando? Ci vediamo pure a ridere, anzi una volta, quando fu un anno e mezzo fa, fece l'avvio con loro, no? Cioè, alla fine, si... mia mamma le dica quello. Però ieri sera, minchia, che era a mangiare, a dare un gatto, mangiare, no? Un gatto, no? Dice, come mai questa live assieme? Che è successo? Dice, la live, no? Gli altri amici dicono, ma ha detto, pare Palermo, oh, ma siete, dai, ammettete, siete ossessionati, siete malati, ma come? Poi lui che fece l'avvio, no? Pure lui poteva dire... Ah, ma lui alla fine, sai cos'è? In fin dei conti, lui ha detto, io in live passate, poi, no, lui ha criticato sempre il fatto dell'Inter, cioè, oh, vaffanculo, l'Inter la critica, non è che non la critica. Poi infatti, lui dice, tu in un video dice, oh, quando la Juventus faceva, diciamo, era forte, io dicevo, vabbè, avete vinto immediatamente, però avete rubato qualche cosa, così ci sembra partita, avete rubato. E io dico la stessa cosa, siete forti, ma avete poi rubato, ma che cazzo cambia, fammi capire. E dice, stiamo impazzendo. Che stiamo impazzendo? Con 36 scudette? Che man impazzire? Io non lo so. Cioè, anche lui ha fatto l'albero, per esempio, no? Cioè, non avete tanti partiti che fu aiutata la sua squadra? Cioè, no, eppure quest'anno dice sempre, vabbè, fa sfottò, però anche lui deve ammettere che l'accia al rigore, la munizione, però pure lui, insomma. Ciao, Martino. No, noi ci abbiamo la nomina, noi ci abbiamo la nomina, e loro fanno i fatti. Chi lo là? Perché poi alla fine ho... Quando quello là, quello che fa grande, Lino Banfi, che è proprio bravo. Cioè, io dico, no, ma io, se ce l'ho magari con questi YouTube che hanno buttato merda, o prima è chisso, e l'avrei marzo capocchia, io alla fine vado riferimento a quello. Allora chi non mi conosce qui, chi non mi conosce, lo sai da quanti anni è che rompo il cazzo, da quando è arrivata la Juve che rompe il cazzo. E noi, anche se vinciamo Scudetti, Supercoppe, Coppa Italia, finali di Champions, l'ho sempre criticato per il gioco di merda che fa. Questo allenatore che non ho mai sopportato, mai, perché fa un calcio schifoso, anche quando vincevamo, cioè, capito? Per chi non mi conosce, perciò di che stiamo a parlare. Io ho sempre criticato quella merda da lei, sempre. Non è che, come tanti, quando vinceva, gli andavano dietro, Allegri. No, Allegri è stato forte, perché il signor Agnelli gli ha comprato mezzo mondo e ha trovato una squadra bella che compatta lasciata da Conte. E si è trovato tutto apparecchiato e lì è facile vincere, è normale che dopo trovi apparecchiato una bella squadra da 102 punti ha lasciato e più te cominci a comprare un sacco di giocatori, addirittura Ronaldo gli è andato a comprare quando a Conte gli ha comprato un cazzo, cioè, ma di che cazzo parliamo? Cioè, capito, regà? Quello per far vedere che poteva vincere, perché quella è stata la cosa d'Agnelli, perché con Conte non si sono mai presi tanto, allora per far dimostrare che Allegri era un buon allenatore gli ha comprato pure la luna, gli ha comprato. Ma di che caso? È normale che quando hai giocatori tecnici forti, anche se non giochi bene, è facile che la vinci, perché per la squadra i giocatori sono forti, vinci. Ma adesso che i giocatori sono buoni giocatori e dipende da te, non ci sta capendo un cazzo, ma non ci ha mai capito un cazzo, perché anche le partite, quelle che ha vinto, sono come quelle che ha perso, sono uguali, non cambia nulla. Questo fa schifo sia quando vince che quando perde, fa sempre schifo. Cioè, la fortuna dei pagliacci che questi 3 anni abbiamo avuto quel pezzo di merda in panchina.
se sto pezzo di merda non ci avevamo tutti questi galletti che fate, non li avreste mai fatti. Come ho detto, quando noi siamo nati in Serie B, avete vinto perché ti piace vince facile, quando il gatto c'è è il papo balla, ha capito? Ricordatevelo. Poi il gatto è tornato e il capo è sparito e siete 10 anni senza della merda, 10 anni senza vincere un cazzo, senza da schifo. E mo, come vincono una cosa, si sentono sto cazzo. Hanno vinto lo scudetto, si sono sentiti sto cazzo già. Cioè, ma di che cazzo parliamo, dai? Ti fa una domanda questo. Ti manca il campionato degli anni 88-98? Il campionato là, 15 anni là. Ma, certo, perché lì c'è stato un sacco di campioni forti, proprio il campionato più bello del mondo era quello. Il campionato più bello del mondo, il campionato Serie A, non c'era Premier League, per farvi capire. Oggi la Premier League fa un campionato bellissimo, però all'epoca c'erano grandi campioni. C'era poi Sacchi, ma ecco, vedi, sta tornando a Sacchi. Sacchi che ha portato quella mentalità in Italia, perché si giocava sempre all'italiana del cazzo. Invece Sacchi che ha fatto, ha cambiato, è stato Sacchi a rivoluzionare il calcio in Italia proprio in quel modo là, che tanti lo credono ma non capiscono cazzo, la gente capisce la mazza. È vero che c'era i campioni, però faceva un calcio spettacolare. Io invidiavo quel Milan, mi faceva un passo quel Milan a me. Io sono sportivo e le cose le devo dire, cioè quel Milan era veramente, ti faceva brilluccica all'occhio quando vedi quel Milan. Perciò ragazzi, sì, pure io vedi che ho 18 anni, avevo il 98, questi parlano pure, ed era più bello, capito? A Lazio, allora io dico che a Tembendì quell'anno là i giocatori tecnicamente non più forti. Ma certo, è vero. Scusa, è vero che hai copiato il calcio olandese, ma perché Sacchi si è fatto prendere, ha preso prima Rijkaard e Gullit, e poi ha preso Van Basten e Gullit, e poi ha preso Rijkaard per mettere al centrocampo proprio un perno come Rijkaard che è fortissimo. Cioè, poi c'aveva quella difesa. Insomma, il Milan è una squadra d'attacco. La squadra che era un rullo compressore. Ogni tanto, però, qualche partita la perdeva, non è che poi vince sempre. Però faceva un calcio che ti brillavano l'occhio a vederle giocare. Dai, raga, fa miseria. Altro che il calcio dei Sacchi è stato uno dei calci più belli della storia del calcio. Poi il calcio è bello. Non dimo stronzate. Di Motta, allora cosa ne pensi di Motta? Sicuramente è meglio di Allegri, anche se io preferivo Italiano. Ma tutti italiani sono meglio di Allegri, impare, ma pure Pirlo era meglio di Allegri, dai, parliamo di chiaro. Dai. Anche vedi se che Pirlo io l'ho criticato perché la società gli impose il gioco di Allegri, e alla fine quando Pirlo seppe che doveva ritornare quel pezzo di merda, le ultime 5 partite, se tu ti ricordi le ultime 5 partite di Pirlo, fece delle belle partite, non erano più quelle partite di merda che faceva, perché sembrava di giocare come Allegri. Cioè, capito? Questo te fa capire tutto. Ma là, sai perché? Perché lo stadio sono ormai, la gente va là, ci piace la Juve, tutta allegriana. Ma ci ho fatto là, lo stadio, c'è una curva tutta allegriana. Però chi in tribuna la fischiano. E poi ci siete un pubblico di merda. Vedi, sto Allegri che ha combinato, vada, una, cosa dice, un litigio anche tra noi tifosi. Per questo mi ha rotto il cazzo. A me piace un tifoso che deve essere, così dice, unito come un tempo. Anche che sto cazzo di Allegri, lascia aperto, guarda, ormai basta qua lì. Non male, ormai lo sono l'ultimi sgoccioli. Allora, stai a sbagliare su quello che dici, Francesco. Avete vinto nel 2000 perché fate il fair play finanziario, anche lì voi avevate vinto facile. No, non vinciamo facile. Lì è stato merito di Conte, perché noi eravamo 2 settimi posti, Conte è arrivato e ha fatto vincere subito la Juve, 3 anni consecutivi. Ha vinto 3 scudette e 2 supercoppe, mi pare, Conte. Sì. E ha alzato l'asticella. Poi Conte gli chiese a Agnelli se gli comprava un paio di giocatori che lui voleva, non gli ha chiesto la luna, non glieli comprò, ecco perché Conte l'ha mandato a fanculo. A me mi è dispiaciuto, però è arrivato quel pezzo di merda che è aziendalista, ha preso in mano una squadra bella che fatta, ha giocato come giocava Conte e è andata a vincere lo scudetto, è andato in finale dei Champions League con la squadra di Conte. Poi l'anno dopo Agnelli, perché arrivi in finale, più soldi, sponsor arrivano, comincia ad arrivare sponsor, hai più soldi, hai cominciato a investire, hai cominciato a comprare tutto. Poi, il culo se l'è fatto Conte, i meriti si è presi quel pezzo di merda, è quello che dove mi ha fatto incazzare a me. Capito, ragazzi? Togliamo pure questa diceria, no? Fatto sempre, perché Mourinho una volta dice triplet, questa cosa è andata fin quando nella mia. Ma chi è che ha fatto il triplet? Chi l'ha fatto?
quello ha fatto, no, ma io anche fatto, l'Inter ha fatto il triplete, ma guarda, non sono la storia, vate a io non documentare, ricordo il triplete, scrivi, la triplete. FIFA ci ha dato una targa UEFA, noi abbiamo fatto il triplete europeo, ma noi non diciamo mai, ma la Supercoppa Europa non sa, per fare il triplete c'è la Supercoppa Europea, cioè, non vedrai mai uno Juventino. Non vedo supercoppe europee, perciò non c'è sta il triplette. Voi è triplette a mo' Coppa Italia. Hanno sta cosa, sì, capito com'è. Compa, no, va a leggere Juve, Wikipedia, vai, perché forse sai, non sono la storia della Juventus, no? Oltre abbiamo chiesto i trofei di loro. Ma tu hai capito che la Juventus ha fatto proprio la cosa, la FIFA ha dato una targa UEFA, proprio la UEFA, proprio dice, ha fatto un triplete europeo nell'85, va a vedere. Quindi quale con chi conto? L'ha fatto Trapattoni e l'ha fatto Lippi. Triplette. Trapattoni e Lippi. Triplette. Quello conta, no? Triplette con la Coppa Italia. Che cazzo del triplette? Coppa Italia, campionato, no, campionato, Supercoppa Europea e Champions League. Quello è il vero triplette. Non dico soltanto. Leggi, basta. Non sono un candidato. Ancora con la Coppa Italia, che cazzo è? Cioè. Allora mettiamo pure la Supercoppa Europea. La Supercoppa che, ora io dico, no? Mettiamo la Supercoppa Moretti, no? La Coppa Moretti, no? Mettiamo la Coppa Moretti, no? Mettiamo la Supercoppa Moretti e quella è triplette. No, guarda, questo a meno che si fa più onesto, guarda, della che uno, vedi, uno bisogna essere nel calcio, bisogna dire cose giuste, guarda, tutto. Vedi, quando titoli ce l'hai, Juventus, guarda quanti titoli rispetto all'Inter. Io sono ossessionato, ma voi siete ossessionati. Ma hai capito che ne abbiamo più trofei di voi? Ma di questi titoli, la televisione, la televisione. In questi titoli ne mancano tre, i due scudetti che ci hanno levato, e lo scudetto della Serie B, perché quello è pure un titolo, la Serie B l'abbiamo vinta, siamo arrivati primi, 73 titoli abbiamo, no? 70. Cioè, lo senti qua? Vogliamo se proprio parlerò, sennò... Sì, mo arrivo un attimo. Oh, se non vale l'esperto di scienza, sì, di figa, 2000 donne ho avuto. Quindi, va bene così? Sì, molto serio, moltissimo serio. Sì, ci prega, sa cosa, sì. Poi un'altra cosa, no? Io mai... Cioè, chi sei qua? Noi non ci hanno fatto mai complimenti. No, non è vero, diciamo campionato, complimenti alla Juve. Come, anzi, noi, guarda, a parte Bellecchino, vabbè. Noi, anzi, con Conte già ci siamo detti, vabbè, dai, in effetti hanno vinto meritatamente più forte, capito? Ossessionati. Ma non so se siamo ossessionati, cara. 70 trofei abbiamo, ossessionati. E la puttana, guarda, minchia, quando la gente va a parlare, proprio i tifosi, chi para, oh, proprio, sai, così, un po' lo noto, così. Minchia, che poi, sì, questo sì, vabbè, alla fine, infatti qua mica che, qua vedi che sta parlando tra tifosi, mica che io vado a dire, cioè, questo è cinema, e poi vedi se che finirò mai, sì. Perché, tanto io mangio qualcosa, ho detto, vai, rispetto. Vai. No, dice, Mario, dice, ma se ci sia rispetto, ma qua alla fine, sai cos'è? Siamo passati per noi ossessionati che noi alla fine sfottiamo, cioè un conto sfottere, un conto è ossessionare diverso, cioè ossessionare cioè, ma pare sempre lì, perché tu pare sempre da Juventus quando roba come gli fai parodie come o fa lui no a poco facciamo no è sbagliato, ma lo sai quando uno va sul personale perché sta rosica, perché non sa sfottere, allora rosica non sa sì. Se parliamo, guarda se li piglio una. Dunque c'è stato uno youtuber, non diciamo nome e cognome, Bergomi Topi Vermicani, cioè no, io non mi sono mai permesso di dire in testa figlio di puttana, Topi Vermicani, offendere anche pure i cani, mamma mia. E chi lo dice in ignorante, cioè l'intelligente, no? Poi ci fu un altro là, crepate Juventini, crepate Juventini, no, chi si è a posto, capito? No, non sono ossessionati loro, capito? Capite? Acerbi assolto, pezzi di me, proprio, sai quanti titoli che hanno fatto, capito? Perché quando uno sport, capito? Vabbè, già sessionando. Ma perché sono frustrati, e quello è il problema. Loro sono frustrati, il problema loro è quello, sono frustrati. Chi di là, proprio accanito, svra, che poi chi lo pare vecchio, chi lo è giovane, mi pare che era... Chi lo dice, svra, capito? Ma io non lo vedo veramente. Cioè, io a confronto, se facevo un punteggio, ma sarò ossessionato quanto? Al 50%? Ma chi ne sono al 500%? 500%, capito? Ma ti rendi conto? Che mangio? Vabbè, da. Ci ho frustrati, Borelli. Ti ricordi che la Pix là? Mi chiedo a me, mi sono Dove è? Quando uno soffre di, come si dice,
inferiorità, sì, tutti con fede, capito? Loro con l'offendo, con tutte cose, noi siamo, no, ma sono sezionati, ci dobbiamo dire bella Inter, brava Inter, Inter onesta, capito che volevo capire, dico loro, ma va a fanculo proprio, guarda. Mamma mia, guarda. Siamo troppo presi, sì, siamo persone che non abbiamo mai leccato il culo a nessuno, e dobbiamo dire che abbiamo perduto lo singolo, te lo diciamo, peso la lingua, capito? Basta. Ciao Damis, chi su canato, chi su cavato? Grande Inter, fenomenale, straordinaria, c'è la cosa di Inzaghi, ma non ha fatto mai un video, ma in effetti è stato palleggiato dalle società, sono usciti malemente dalla Champions League, capito che dicono? Ma te lo sei chiesto perché non gli succedeva nulla all'Inter? Allora, che strano però. Magari attaccano il Milan, attaccano l'Atti, ma loro mai. Ma Pensaci. fatevela sta domanda, no? E la trovate subito la risposta. Enrico Sacchi, sì, l'abbiamo sentito Enrico Sacchi. Ci stanno siamo YouTube, magari attacchiamo l'indo se sono andato. Verità Mica scomode, le verità scomode danno fastidio. Queste sono verità scomode vero, vero. per loro. La verità fa male, la verità fa male. No. Voi forti, ma rubate, ma non Dunque. una. 12 partite minimo, quello elencate almeno sono tutti uguali, 12 partite proprio. Ma da Mavara quest'anno l'hanno aiutato in un modo proprio che proprio Burubocelle, chi prende la Burubocelle guardava sta cosa, Burubocelle, guarda, incredibile, guarda. Però sono io ossessionato, capito com'è? E io sono ladro e tu hai rubato, e parlo di Pjanic, e quello di Mandzukic, e quello di Cuadrado, e quello di Juliano, e PTP, e PTP, e PTP, e PTP, capito? Fanno loro, non toccare la mia squadra che è la più bella, i colori bellissimi, lo stadio stupendo, la squadra più tutto quello che fa favore, guarda. Ormai praticamente su YouTube anche su Red non si può più sfottere, ma non potevo più sfottere. Allora facciamo le chine, abbiamo capito, grazie a quello che abbiamo televisione da destra, una sinistra, dobbiamo fare le chine come a Nesca, diremo da oggi in poi grande Indre, va bene? Mannaggia, guarda. E la puttana, quindi l'anzi Ma può l'ha sfuggire. detto, guarda, l'ha Io scritto proprio te, no? Al di là degli episodi, le non ce la chine fa non da le dire l'Inter è faccio capire, nettamente voglio più fare che forte, fai no? i video voi com'è, bella così, che fate la prudenza, che Allora, scotti da noi. Sì, chi adesso questo quadrato commento? Impara, sì. adesso? Poi non mi senti, poi non mi senti. Ti sento. Pare Palermo ha bisogno di due auricolari. Vai da Michael che così ti aiuta. Senti. Michael Jackson. Allora, al di là degli episodi, non ce la fate proprio a dire che l'Inter è nettamente più forte quest'anno come lo era la Juventus. No, no, vedi, il problema è differente. Io ho detto che l'Inter più forte è stata quella di Conte. E ho detto, sono stati bravi, hanno vinto lo scudetto. Questa non è che è più forte, è più forte nel senso come gioco, gioca meglio, che noi facciamo schifo. Tutto e per tutto, ma non è che è più forte. E poi si è visto un champion. Che fine avete fatto? Dai, per favore, dovete Io per vincere. esempio. Addirittura hanno detto che vince una Champions League. Noi siamo la squadra più forte d'Europa. E poi se riusciti, guarda, veramente da ridicoli. Io per esempio, vedi, certe volte perché ora uno deve guardare anche i giocatori che c'ha l'Inter, no? Soprattutto il centrocampo dell'Inter è uno dei più forti centrocampi che c'è in Italia, no? Per esempio, io in questo centrocampo scarso che c'ha la Juve, io mi prendo a Frattesi, è un giocatore sprecato nell'Inter, capito? Certo, per loro c'è entra e bevo sto cazzo, no? A Frattesi, oggi come oggi, un classico Frattesi giocherebbe titolare nella mia Juventus centrocampo, giusto Max o sbaglio? Frattesi giocherebbe titolare con un centrocampo scarso? Ma chi? Sì? Frattesi. Beh? Frattesi, oh, Frattesi. Giocherebbe titolare con questo centrocampo scarso che abbiamo con la Juve, sì. Frattesi? No, boh, non lo so. Allora, la prima cosa che devo fare è cacciare via quell'imbecille. Che tanto parlate di giocatori, di pipi, diventano tutte pippe con quello. Lo so. Bud Spencer. Facciamo prima quel balordo e poi dopo parliamo dei giocatori. Perché con quel valore dei giocatori, come che ne più uno, lo fa diventare una merda. In Champions si è attaccante, grazie, e poi l'Inter non può giocare a mille all'ora ogni partita. Sì, però scusami, l'Inter ha fatto due squadre per fare la Champions, no? Mica che, capito? Scusa, allora perché fa Champions, no? Cioè, anche sta cosa, viene eliminata, no, vabbè, si pensava a campionato, cosa. Allora io avevo visto praticamente tutti i 9 scudetti, no, ma pensavo a campionato, che cosa c'è? Una squadra, ricordate sempre, Inter, Milan, Juve, fanno sempre, devono fare la buona squadra per andare in Champions. Almeno di arrivare ai quarti di finale, perché sono introiti che entrano. No, non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa.
usciamo noi, fallimento, che noi lo diciamo sempre, fallimento, a Coronato super fallimento, ma prima di Ronaldo abbiamo detto, ogni anno io sempre dico fallimento, Juve, fallimento, lo dicono loro, no, no, va bene così, siamo andati in finale, va bene, ma va bene, siamo andati in finale, andiamo in finale e perdiamo, no, e fino a confine, non vincete mai una cepa, capito com'è? Hanno tutta una mentalità strana loro. Allora, tu pensa una cosa, no? Loro hanno perso la finale di Coppa UEFA. Hanno perso la finale dei Champions League. E ci rompono il cazzo perché perdiamo un finale. come mai? Com'è pure tu, vici? Vedi che vuol dire quando perdi in finale come ti brucia il culo? E brucia il culo pure quando esci normalmente. Brucia sempre. Vabbè, ma lì, scusa, no? A poco riserve un attacco. Vabbè, la società ha sbagliato di non avere un rinforzo in più, ho capito. Manca la pure la Juventus, che vince, visto che dopo 3 anni si pensava quest'anno di vincere un campionato, io posso vincere un campionato con De Ciglio, Alex Sandro, Locatelli, Kostic, Miretti, Milik, Ken, scusami, scusa, come abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato pure l'Inter, ho capito, perché la Champions tutti ci tendono, per ora i quarti di finale, perché sono soldi che entrano, capito? Allora, io non so se io finché questo allenatore di merda non lo vedo fuori, non ci credo. Io non ci credo fino a che non lo vedo fuori. Perciò io non dico Thiago Motta, Conte, Pizzo, quella, fino a che questo non esce fuori dal cazzo, io rimane. Per me questo c'è ancora un altro anno. Per questo disgraziatamente vince la Coppa Italia, gli è il 9 del contratto, lo dico io. La problema è quella. Che in società, noi abbiamo una società che di calcio non capisce un cazzo. Hanno perché messo parlavo di calcio, non dico competenti da quadro lì lo sbaglio gradante è stato che Marotta se n'è andato dalla Juventus e ci hanno fatto la squadra forte a loro, capito? Marotta, hai capito Marotta? Quelli si stavano con Ausilio fino a 20 anni non vincevano un cazzo quello, guarda. Quindi quelli hanno vinto, anzi stanno vincendo grazie al nostro stile, cioè sta a dire da morire, gli voglio bene. Grazie al nostro stile. Voglio bene da morire. Infatti lo vedremo. Sì, anche quello, però l'allenatore fa tanto, eh. Visto che l'allenatore quando vale oggi, ragazzi, ora parliamo di calcio, un Bologna possibile che ha giocatori più forti della Juventus, il Bologna corre, la Juventus non corre, possibile? È possibile che Bologna praticamente sta a 2 punti? È possibile secondo te? Un Juventus che ha speso miliardi, Breme, Chiesa, e un Bologna gioca bene? E io, e chi lo lavo, due stati minchia ogni assemblea, ragazzi, assemblea, conferenze, ma sai, Bologna è una squadra difficile, insomma, la temiamo, ma ogni conferenza, solita menata. Comunque, il Barcellona è andato a vincere a casa del Paris Saint-Germain alla fine, 3-2. Ma si sapeva quello. E l'Atletico Madrid vinceva comunque. Beh. Comunque, guarda, il Paris Saint-Germain ha comprato in questi 10 anni questo mondo e quell'altro. E se non ha più, con tutta quella roba lì, non vince più sta Champions. Sì, vero, sì. No, ma lì, con Ronaldo purtroppo hanno picchiato Ronaldo e la squadra era mediocre. Tu a Ronaldo, dammi a Ronaldo quando abbiamo fatto la finale a Berlino, Cucino Campo, Pogba, Marchisio, là vi ha picchiato Ronaldo. E poi vedremo se vinciamo la cena. Ah, poi lì là purtroppo c'era, insomma, noi abbiamo incontrato due galassie in Europa, capito? Quindi non vuoi... quella Juventus di Berlino, magari di Cardiff, a quest'ora ci faceva una mucuna su Manchester City di Haaland, la Forgen, la Gillingham, la Rodri, sì, hai visto che fotte di su Manchester City o no? Io dico una cosa, il Paris Saint Germain ha speso tanti di quei soldi veramente, che ci facevano 8 squadre ci facevano con tutti quei soldi, però purtroppo quello voleva vincere, ma non è che si vince con le figurine, ci vuole pure un'organizzazione, una società forte dietro, ci sono dirigenti che hanno le palle, perché gli allenatori buoni, diciamo, ce l'hanno avuto i buoni allenatori, però purtroppo c'è qualcosa che non quadrava dentro a quella squadra. Puoi prendere tutti i pezzi forti, però se non li fai giocare in un certo modo, non c'hai un'idea di calcio, come... Cioè, sai qual è il problema? Che quando giochi con i singoli non si vince. Io ho sempre detto col singolo, poi vincere un campionato italiano francese che so de merda, quei singoli, come era la Juve aveva i singoli forti
però come gioco faceva schifo. E tu quando giochi sui singoli non vinci mai un cazzo, cioè ci vuole una prospettiva di squadra, cioè una prospettiva del gioco, devi avere un'idea di calcio. Se tu giochi e fai come gli pare, è come se giochi a scapoli ammogliati, che cazzo è? Cioè, capito, raga? Purtroppo questo è stato il Paris Saint Germain, come la Juve. La Juve, se ci avesse avuto un altro allenatore, quello che ha fatto Allegri, un altro allenatore, al minimo una Champions la portavamo sicura a casa, ma pure di più, forse due. Perché quella con il Bayern Monaco, siamo usciti per colpa di quel disgraziato. Quella con Real Madrid 3-0, che poi abbiamo ripreso 3-0 in casa loro, stavamo ammazzati. Siamo usciti per colpa di quel disgraziato. Cioè, quella era una Juve che in finale poteva vincere, arrivarci e vince. Purtroppo noi abbiamo avuto quella merda di allenatore, che è un difensivista, perché una volta la Juve quando c'è i giocatori buoni, in attacco, quando si poneva propositiva era forte la Juve. Però quello è sempre... La sua mentalità era difendersi, acquisito un risultato te devi difendere. Non funziona così il calcio, non funziona così, purtroppo. E questo è quello che dice Sacchi. Comunque, ad oggi, al 10 aprile 2024, ad oggi con questo calcio moderno, l'allenatore conta almeno al 60%. Almeno. Oggi conta tantissimo l'allenatore, ma che scherzo. In passato no, in passato non diceva, beh, io Allegri in passato sì, metteva Pirlo, Lichtsteiner, Mandzukic, vai. Invece ad oggi, ragazzi, ripeto, perché non c'è da spiegare, o Bologna gioca bene di Motta, o la Fiorentina di Italiano gioca bene, o Palladino di Monza gioca bene, o Brighton di cazzo de Zebbe là, quella squadra la sta a metà classifica, e volendo alla fine fa gioca male com'è. A Roma addirittura, che faceva schifo con Mourinho, e chi lo è proprio il colosso. No, Mourinho disse che i giocatori erano scarsi, cioè non c'era quella i giocatori come... Ma che questo, sì, questo sì. Io addirittura dissi che la Roma, secondo me, era candidata all'inizio campionato, era candidata per lo scudetto, e ho detto sempre se Mourinho non fa il gioco di merda, se gioca più propositiva. Se ci avesse avuto... De Rossi dall'inizio campionato, la Roma l'ottavo per lo scudetto tranquillamente, e le partite che ha fatto lo dimostrano. Ha preso una squadra perché che stava bando, cioè fate capire, da quando c'è De Rossi è proprio la lettura principale di quel contesto, che Roma Mourinho faceva bordello, cose che a Roma giocava male, anche i giocatori dice, ma che sono, è pazzo, anche Mourinho ha sbagliato, qualche giocatore ha messo fuori ruolo, minchia, arrivato De Rossi, ragazzi, ha cambiato il volto. De Rossi, ora mi potete dire veramente De Rossi un neopatentato come allenatore, è meglio di Mourinho? Cioè, possibile, dobbiamo dire questo ora? Intanto ad oggi ha fatto meglio, come sto fatto, spiegatemelo, perché c'era il momento al momento giusto, al posto giusto di cambiare quell'allenatore. Qui l'hai venuto su. Vedi Mourinho, quando è arrivato in finale di Coppa UEFA l'anno scorso, cioè Mourinho che ha fatto? Ha fatto un primo tempo, i primi 20 minuti è stata una bella Roma, va in vantaggio, ha sfiorato il raddoppio, poi che fa? Vede che la partita se comincia a ritirare, la squadra si comincia a ritirare. Comincia a fare, come si dice, attende l'avversario, e Chad gioca in contropiede, perché era quello che voleva fare Mourinho. Non funziona così, cioè te può dire una volta bene, due, ma in campo europeo queste cose non è come in campionato che puoi dire, cioè hai fatto veramente schifo, hai giocato alla fine 20 minuti e gli ultimi 70 i supplementari hanno giocato gli spagnoli, cioè ti sei fatto mettere i piedi in testa, e sono stati sfortunati perché loro già dovevano vincere da prima la partita, non arriva manco ai rigori, perché se perdevano ai rigori era ingiusto, era un'esclusione ingiusta per gli spagnoli, meritavano gli spagnoli da passare, appunto, perché hai fatto schifo. Comunque, tu cosa ne pensi? A semifinale sarà, secondo me, dall'altra parte Atletico Madrid e Barcellona, da là. Non lo so, perché 95%, non si può sapere, perché poi ma meno che qua, e secondo me dall'altra parte là invece ancora, sai, io direi Manchester City perché ho in casa, però Real Madrid è un DNA champion, non muore. Real Madrid è dura a morire, purtroppo Real Madrid è dura a morire. Secondo me con la partita vedo favorito il City, un po' più favorito il City, giocando in casa c'è un po' più di però sai che ho notato una cosa, che Haaland non viene servito per niente,
cioè ieri un pallone solo ha preso, gli hanno dato solo un pallone in tutta la partita, ma come cazzo stai, io? Cioè, quello lì sta io non capisco come cazzo è cambiata la musica del gioco del City. Cioè, Haaland fa reparto da solo davanti, ma non può farlo in Europa da solo reparto. Non funziona così. Ecco dove sbaglia, secondo me, Mourinho. Se non c'è una spalla che ti appoggia, Haaland è lì, è chiuso. Cioè, è vero che te puoi aprire gli spazi, ma così non va da nessuna parte. Non è più quel bomber che hai preso per fare... O devi appoggiare Haaland. Se non appoggi Haaland, è finita. Cioè, se in campionato con certe squadre puoi farlo. Ma in Europa no. Cioè, hai capito? Quello che sbaglia, secondo me, Guardiola. È lì che sbaglia, capito? Io Bellingham invece non cazzo la vota né Bellingham né Haaland, i due assenti praticamente. Minchia, la partita proprio no. Mbappé è più forte, oh. ma non c'è bisogno di fare questa domanda. Sì. Da quel è più forte. Andiamo a parlare. Allora, Mbappé tecnicamente è più forte, però io se dovessi scegliere come facendolo giocare come dico io, preferisco più Haaland nel gioco che dico io. Perché Haaland è proprio un cecchino, quello come c'è la palla è come Ronaldo come c'è la palla te purga. Ronaldo va due tre palloni come li pia, uno te lo butta dentro, cioè, però gli devi dare l'opportunità da potersi trovare, capito? Invece così non gli ha dai manco l'opportunità. Voi ricordate che Ronaldo giocava da solo là davanti in mezzo al deserto, e non solo, essendo con un gioco di merda con Allegri, poi Sarri uguale, lo stesso gioco di Allegri, un po' più avanti, e Pirlo come Allegri, sempre come Allegri più o meno giocavamo, è riuscito a fare 100 gol a Juve in 3 anni, cioè, capito, raga? Cosa che non c'è riuscito mai nessuno con la Juve, fa tutti quei gol. E Ronaldo era vecchio e finito, non voleva un cazzo. Infatti è andato via Ronaldo, guarda come cazzo siamo tutti, che nessuno segnava più, dai, per favore. Quello è stato fatto rimarca, noi a Ronaldo si è voluto bene che facesse sempre gol, là. Ma anche in Europa sempre lui segnava, con l'ex, sempre segnato. Capito? Perché alla fine la squadra non hanno costruito, la squadra torna a Ronaldo, che potevamo fare? Cioè, se uno un giocatore lo devi mettere in condizioni, non puoi fare. Ronaldo, sai che è un finalizzatore pazzesco. Cioè, se tu non lo metti in condizioni, come Haaland, non segna. E anche però il fatto che l'esperienza di Ronaldo è quello che più di Haaland c'ha, è più te, però c'ha l'esperienza, perché Ronaldo riuscì a farsi trovare al momento giusto, al punto giusto, perché lui capiva dove infilasse. Vabbè, poi stava a parlare Ronaldo, dai, di che stava a parlare. Comunque Iniesta o Modric? Mo siamo qua. Io pesco Iniesta pesco. Io invece dico Iniesta, ma Iniesta è stato più leggermente più forte, ma Modric Modric ancora a 40 anni fa differenza, cioè, no, a 40 anni. Ma Modric è forte, però Iniesta c'aveva era secondo me era ancora meglio, se era più forte era Iniesta di Modric. Mo, tra me se c'è le 7. Tu che dici? Eh? Che tra me se c'è le 7, mo. Chi è questo Maro Mannaro con i capelli bianchi? Ma vaffanculo. So qua. So, fallo entrare, va, dai lì. Entra, so, per esempio in passato. Stiamo parlando, caro Sab, della squadra tua del cuore, dei pagliacci. Entra nel tempio di Mbare Palermo. Ora faccia così, a chi entra dovete dire Inter merda. Va bene? Sono sportivo. Facciamo così ora. Facciamo contro, cambiamo le regole di YouTube. Chi entra, parola d'ordine. Ah, poi una cosa, un eso. So dove sei. Uno che ci sta guardando, che l'ho detto di guardare, è il grande Sergio Vessicchio. Vessicchio. Chi lo che sputtano puro, Vessicchio. Chi ci sbatte, chi lo là, ancora, chi lo doppio. Io ci sbatte la verità in faccia, dici guarda, voi siete disonesti, proprio siete, ma non ci dici tanto. Ma guarda, sì. Loro tante volte Davide nomina, ma ho visto un somaro là che blaterava con i capelli bianchi, ho detto ma che cazzo so succede? Per entrare nel tempo di Mbare Palermo deve dire la parola d'ordine. Intermerda. La passo, che puoi parlare. No, perché sa cosa adesso ormai non si può dire più intermerda, devi fare fanculo.
Non mi piace così. Ci no? sta, lo sfottò ci sta. È che Max è ossessionato, però ormai. Sono ossessionato io, secondo te? No, ascolta, la mia squadra è il City, non è l'Inter. Anche la mia. Rodri è finita! Guardate, se avete Netflix, io vi giuro, guardate la serie Together alla conquista del triplete, che sono 6 puntate dell'anno scorso, dell'annata del City dell'anno scorso. Cioè, voi vedete Guardiola e capite che uomo è perché guadagna 24 milioni di euro. Cioè, l'allenatore top al mondo, per me, guarda, è proprio... Però, guarda, io ho detto adesso, io ho fatto una critica, Haaland lo lascia troppo solo là davanti. Ieri un pallone solo gli hanno dato, dai. Deve avere una spalla, se non c'è una spalla là davanti. È come quando aveva Barcellona, ti ricordi? Sta diventando come Ibrahimovic quando è arrivato al Barcellona. La stessa cosa, questa passa fine. Più anno la grande, ma adesso che fa? Gioca più, nel senso, più sui scambi come faceva col Barcellona. Haaland diventa... Ti spiego il perché. Allora, Haaland, non essendo un grande giocatore tecnico, soffre le difese forti. Lui in Premier, dove ci sono delle difese meno, fa un sacco di gol, però arriva in Coppa Campioni, si scontra con Rudiger, si scontra con difensori granitici e soffre. Ma questo perché succede? Perché solo là davanti, lui fa l'attaccante, fa il perno centrale. Ma se tu non c'hai una spalla che ti apre gli spazi, è finita. Lui infatti non l'ha mai aperto, deve averci la fortuna. Uno non gliela danno la palla, non arriva mai. E due, cioè, normale, se non c'è una spalla che ti aiuta, diventa complicata. Sì, però vedi, lui sta lì, intanto apre gli spazi, perché il City ha sempre giocato senza attaccanti. Allora lì segnano tutti, segna Foden, segna... È vero che segnano pure gli altri, perché lui apre spazi agli altri, apre pure spazi agli altri. Tutti segnano. È vero, però lì in quel lato lì lo declassi un po', capisci? Quello è il problema. Ma in Premier li fai gol, guarda, io sto vedendo... Ma io lo so che in Premier li fai, perché in Premier stanno un po' più aperti nel gioco. Oh, l'altro anno ha fatto 5 gol in una partita sola, ha fatto 5 gol, mamma mia, che roba! Ma lui, ci stanno quelle esplua che fa, lui ogni tanto fa queste belle esplua, però in Champions uno vorrebbe vederlo tipo come in Premier, cioè, capito? Però gioca differente coso Guardiola in Champions. Gioca uguale, solo che i difensori sono più forti, c'è il cazzo da fare. Difensori però è solo, non puoi lasciarlo solo, perché è vero, anche proprio per quello, perché sono più forti, non puoi lasciarlo solo. Ma lui gioca così, una punta sola e basta. Guarda che lui l'altro anno giocava pure senza punte, se ti ricordi, quando non c'era Haaland, giocava senza punte. Infatti, cioè giocava con tutti i centrocampisti avanzati e i laterali esterni vinceva lo scudetto lo stesso sì, però quest'anno il problema è che è arrivato pure in finale, ha vinto la Champions perché è stato pure Haaland, perché all'inizio è stato forte lui, pure ha fatto tutti quei gol, a parte le concerti all'inizio era pure capocannoniero, poi dopo se ai quarti, alla semifinale, finale si è arenato, non ha fatto più gol, capito? Comunque io quando c'era i video dicevo sempre, ragazzi, il Manchester City non vincerà mai una Champions fin quando non prenderà un bomber in attacco. Alla fine hanno preso Haaland e l'hanno vinto alla fine, anche se il finale è un cazzo. Quest'anno può ripetere il triplete, non penso che succederà perché è molto difficile, però sta quasi in finale di FA Cup, a un punto dalla prima in Premier e secondo me se passa con Real vince la Coppa. Vedi Salvatore Marino, Salvo Marino, vedi che non capisci un cazzo di pallone, te lo devo dire che non capisci un cazzo. Allora, forse tu, allora... Tuttologo. Il problema è che è differente, se tu non capisci. Se tu stai solo, è come conoscevamo l'attaccante nostro, Vlahovic, quello gioca sempre da solo davanti. E non riesce a fare un cazzo, poi sono quei giochi che tu non gli dai una spalla a Vlahovic, non segna. Se non fai un gioco un po' più, se tu fai un gioco propositivo con una spalla, Vlahovic fai gol, raffica te fa. Sì, è normale che se stai solo, non è solamente Rudiger, ci stanno pure altri che poi ti vengono appresso che sei circondato, non può fare un cazzo.
cioè comunque, ha preso il pallone in tutta la partita, ha avuto un'occasione, un'occasione comunque, Max, così, siccome hanno chiuso gli zoo, noi stiamo chiudendo anche gli zoo nelle grandi città perché per il benessere degli animali non si può più tenere, allora adesso gli animali, soprattutto le scimmie bonobo, vengono nelle chat delle live, tipo P bianco nero, vedi, ecco, i bonobo si sono scatenati. Il mio discorso è senza senso, e tu invece sei un grande tattico, dai, entra e facci sentire le tue skill sulla tattica calcistica, Somaro. Tutti bravi dalla chat, senza bravo, ci mette la faccia, dobbiamo mettere la faccia, come in passato, in passato ho litigato con Socio, ci siamo andati a fangulo e ma la faccia si va. Come l'altro giorno, no? Io ho litigato un po'. Quando è stato l'altra volta? La Juve ha giocato col 4-3-3. No, nel senso, diciamo che mettiamoci la faccia e poi uno può anche chiarire dopo questo. Sì, infatti. La stessa cosa è successa quando la Juve l'altro giorno ha giocato col 4-3-3, ma era 4-5-1, quale 4-3-3? Non esiste proprio il 4-3-3 che la Juve. C'è sempre Vlahovic là da sola che fa l'anima in pena, sta là. Ciao, cioè, cambiamo allenatore, chi viene fa un gioco propositivo, costi i giocatori, tu vedrai che la Juve è forte, perché la Juve è forte secondo me, ha ottimi elementi, quelli giovani sicuramente ha almeno due o tre elementi ottimi e giovani, però c'è un allenatore che li fa giocare come Cristo comanda, non quel coglione. Se tu vedi comunque, i giovani volete, che fanno gli altri, altro che... come allenatore chi vorrete, facciamo la cosa, la lista, un allenatore che vi piace. Uno particolare, ci sarà uno. Io dico italiano. Ci vorrebbe uno che sa costruire una squadra. No, perché dici cazzate, perché vedi P. Bianconera, ha detto una stronzata. Quando uno dice le stronzate, io te le dico, punto. Ha detto una stronzata e ha detto una cazzata, devi ammettere. Non devi dire quello che ha scritto, ha detto una stronzata, ha scritto. Ecco. Ormai sembra che viene Motta. Se viene Motta, io sono contento perché comunque l'Allegri non lo sopporto più. Poi lo so benissimo che tanto anche ragazzi, se verrà Motta, mettetevi l'animo in pace che non si vince niente almeno per 3-4 anni, perché si deve ricostruire la squadra. Non è che domani viene Motta e vinciamo lo Scudetto, la Champions. No, no, beh, guarda, quando arrivò Conte, da settimi che eravamo, una squadra del merda, è vinto lo Scudetto. Subito, primo colpo. Sì, colpo, vabbè, ma quello succede una volta ogni morte di Papa, non succede sempre. No, è successo pure all'Inter, mi pare. Lo Spalletti è arrivato subito. Ma l'Inter che comprò dei signori giocatori quell'anno lì, poi. Sai che è superiore a Guardiola, come no? Io voglio. Sì, ma 90, proprio, sì, guarda. Non è così. Guarda, a me Inzaghi non mi dispiace. A me Inzaghi non mi dispiace. Ma non vai tifoso i paraocchi. Questi sono veramente tifosi paraocchi, veramente, sì. Solo perché è il loro allenatore, allora è superiore a Guardiola, ma per favore. Ah, Pirri è un ragazzo là, credo che si mise sempre con la ruota, siamo avuto battere il becco, che hai detto, Allegriano quello là, Allegriano era. Guardiola, sì, guarda che Maradona era una mezza punta, non era una punta. Secondo me Guardiola Maradona è una mezza punta, Maradona non era una punta, ma che sta Dio. Dai, per favore, era la mente della, non era uno che doveva fare gol. Maradona ti faceva fare i gol, quello sì, però non era un goleador Maradona, non dico cazzate. Qui si parla di Haaland, un'altra storia, un giocatore che è buttato là davanti nella prateria così, dai, su, senza l'aiuto di nessuno. Dai, è diverso, ragazzi, non dico stronzate. No, Noemi, diavole, via Noemi, già dalla tua faccia, già, guarda, ti invito a cena, guarda. Com'è? Sera tutto in chiuso siciliano da giardino, Bari siete grandi, Tutte e tre dovete chiamare Tom e si vola. Tom, Tom, dove sei? Ci posso votare? No, sta la macchina, Tom, un po'. Oh, Tom è noi che siamo, diciamo, ex gladiatori di questa. Come mai? Non lo so se lo fa vero, non lo so, ma è un personaggio che io amo, Tom. Come mai? come li sfrutti quello? Guarda. E chi lo dice, quello è da TSO, cosa? Come li piglia po' culo a quello qua? No, fra quello fa top player. Grande Tom. Io ti giuro, le risate che mi faccio con quello, no? Come mai? Dice il Ricorino.
com'è? Ho parlato Lukaku e Godallini in finale, anche lì, no? Anche lì, vittoria a Dembare Palermo, tutti troppo prese, o primo là, Masto Capocchia, Big Rommo, Big Rommo, ora fa un video contro, ma come prima Big Rommo, ma Lukaku là, non c'è, cosa hai fatto? Non sei più contro di no, ma tu avvi, tifosi di parocchio, non capisco un cazzo di calcio. Per loro era troppo play là, ma non ho sentito dire, la pallone d'oro, sì, nu pacco, che nu cesso quello là. Quello, vittoria di Dembare Palermo in tutto il mondo. Ma invece, il bianconero, parliamo di scimmie, scimmie. Il primo esemplare sei tu, il primo esemplare. Devi dirci, ti piacciono più le arachidi o le banane, più bianconero? Parliamo di scimmie, dai. Cazzo ce ne frega che a te non li butti giù i ragionamenti. Sai cosa cazzo ce ne frega noi tre che non butti giù i ragionamenti? Non ciao li Max, butto un saluto dalla Svizzera, saluto. Penso che. Manco l'italiano, non li butto giù, dai. Torna all'asilo. Vabbè, fallo parlare tanto, che cazzo, fallo parlare. Vabbè, dai, poi sai, no. Ma tirato del discorso. Davide, tu ti focalizzi a quello che dicono, però sì. A me secondo insulti che ho avuto in passato. Ma se tu tiri fuori più bianco-nero, se tu tiri fuori dei discorsi insensati che non c'entrano nulla, ma questo, no? Questo viene nelle live di Spagna. Meriti quello che ti merita, allora, dai, tu. Non mi fai dei paragoni del caso, hai fatto dei paragoni stupidi. Purtroppo è un utente delle live di Spacca Calcio che sono penose, quindi è stato mandato che non c'entrano un caso. Infatti, questo sì, io lo tengo appunto perché lo critichiamo. Che lo voleva Lukaku a posto di Vlahovic, non capisci niente. Allegri, vero? Mamma mia, per favore. Io, guarda, quando ho sentito questa cosa mi è venuta l'ortica, ho detto vai via. Massa, a me, anche lì, no, ci sembrava perché andavo contro l'Inter, perché Lukaku ti piace. No, io ho detto la verità. Capito? Poi l'interessamento, perché io sono tifosi che non hai visto, è andato alla Roma. Lukaku è un giocatore buono. Io ho sempre detto che Lukaku con l'Inter ha fatto bene con Conte, ha fatto benino, con Conte ha fatto bene, questo non tocca, perché è il tipo di gioco di Conte è differente da quello di Inzaghi, è il 3-5-2 ma differente. Però Lukaku è un giocatore, un buon giocatore, ma niente di più, non è un top player, non è un giocatore che fa, deve fare la differenza. Ascolta, il loro Cruzzo, che tu dell'Inde, quando era Cruzzo, era più forte dello cazzo, se dobbiamo dire la verità, allora, Cruzzo era più forte, quello sì. Comunque poi Lukaku, dopo l'Inter, è tornato al Chelsea, e non l'hanno neanche fatto giocare, il panchino sta. E poi adesso alla Roma non mi sembra che... Panzone, là, chi non è stato la Juventus, là, chi non l'ha, Nero Panzone, quello. Non mi sembra che alla Roma faccia sti sfacelli Lukaku adesso. Aspetta un attimo. Ah, certo, quello è proprio un coglione. Quello è un ossessionato. Allora, Davide. Quello veramente è uno dei più coglioni. Aspetta, perché Davide non lo sa. Non so che... Un imbecille. No, minchia, ci sono là 850 YouTube ossessionati da Juventus. Chi non sono ossessionato? No, che sono ossessionati quelli. Ma tu butto un merda io sono a posto. Là, chi lo buffo là. Ma questo come fa? Io non lo so. Chi lo là? Merde, pezzi di merda, coglione, capisci? Ma guarda, non c'è nemmeno YouTube là che lo offende. Là. Se fossi io, sa quando lo offende, quello là. Chi lo là non capisce di pallone, non capisce un cazzo quello qua. Mamma mia, che genta quello è. Certo che ci vengo nelle sue live. Sai perché ci vengo? Perché così... capisce un cazzo quello qua. Panzone, là. Non capisce niente quello qua. Su Felipe, cosa ne pensate? Gioca, grande gioca. Ma vedi a giocare l'altro, la chi sì, dico merda, siete le chi ossessionato, se lava perché io merda, capito? Chi non se lava mai quello qua, tu ascolta a me, guarda. Chi non sembra a sola divisa si mette, guarda. Chi non, quello non è ossessionato, c'è sta dire all'altro là, chi lo ha la televisione, che ce l'ha lì, là. Là, chi non è ossessionato con la Juventus, come? C'è sta dire, lì non c'è ossessione, chi lo ancora 200 volte più peggio di me, guarda. Kevin, Upanzuna, dunque, Bari, la finale di Europa League sarà, la finale di Europa League, secondo me sarà Liverpool by Leverkusen, almeno, penso.
Sì, Nardo Caro, buona cazzo, là, l'altro là che offende lavoro, chi lo offendeva i morti là una volta, 39 morti, là, crepate, co. Chi non è ossessionato là, l'amico Soglio, chi è l'amico di merenda, quello là. Lo Chi non è sai che c'è. ossessionato, la buona minchia, là, chi non mi sa me Sì. cornuto, una chat fa sei cornuto, sì. Se, sempre fu, capito, sempre capito, sì. Ma vai a incontrare ora, mai finito, ma vai a incontrare prima quello là. Chi non capisce un piombo, che non capisce un cazzo, guarda, chi E non ha come si un'altra fa a cosa. non offenderti, Pi Bianconero? Sei peggio di un bonobo, di una scimmia, Dio buono. Come si fa a non offenderti? Ragiona Vabbè, ma come un 288 alla simpanzé. fine, bah, mai passato, 288 alla fine che l'ho là, invece mi ha detto che c'è mai passato. Io ho passato, ma anzi, chi ci fece una live storica alla fine, 288. 288, ma che lo macchiato di un ragazzo, con spaccacare, con tutto che arrivato. Quindi, alla fine, come campare? Mi, se mette il fazzoletto da presi, mamma mia. Ma che su, che ci fece fare YouTube? Che ci su fare un patentino da YouTube, quello là, guarda. Sì, cornuto di Marice, sì, vero, vero, capito. Che poi, ma questa persona manco l'ha calcolato proprio, capito? Ma vaffanculo, guarda. Comunque, Vabbè. oh, so, una volta, dopo un anno e mezzo faccio una live, 100 persone mi guardano, quindi figurati se fai live ogni sera. Ah, quello non lo sapevo, Io mi capito? Ma ricordo queste cose lontano. loro, io vado tutte case litigano, si fa casare, si fa pace, poi si litiga, poi non si litiga, poi si fa pace, poi si fa litiga, poi si fa pace, poi si litiga. Ma io mai ho chiesto con tutti, anche i vendini là, kinderisti che ci hanno detto ossessionati. Ma già Figura. vedi che c'è un pare, noi già non andiamo d'accordo tra di noi, figuriamo se con i pagliacci se andiamo d'accordo. Ah, ma alla fine mica Dillo che le. Cioè, oggi noi che abbiamo offeso purtroppo, qualcuno, allora, capito? Se dillo se... rispondiamo a quello che c'è ossessionati, che là, insomma, stanno peggio di. D'altra parte stanno molto peggio. Ci hanno buttato, ma tuttora, oh, sembra nel video contro di noi. Poi c'è un altro là, Inter 99, 69, chi non ha altro ancora quello là. Allora, Dino Mamma mia. 1978 fake perché non sei neanche il Dino 178 quello vero. Non rispondo agli handicappati, quindi non ti rispondo. Vale, ciao, sono da Germania, volevo Wins Flop, lo so caro amico, Roberto, Buono, sono ragazzi, tutta hanno litigato alla fine, chi più, chi meno alla fine. Io ho pure litigato con Davide, ma qua sono dopo tanti anni, ci dicono, poi faranno pace, dopo qua. Litigano, non legami che ce ne fottano, poi cose loro sanno. Ah, Dino, smetti, ma ce l'hanno con te, ma perché ce l'hanno con te? Ma perché? Perché sono dei troll, sono gente che non vanno nelle live, vengono anche in giro da nel mio canale, sono bannati, io li banno subito questi qua perché ti rovinano la live. Vabbè, ma alla Non fine, guardo cioè né alla se fine. sono dell'Inter né del Milan né della Noi Juve, io no, allora, ascolta, non rispondiamo a sto giro non gioco né con gli utenti interisti, milanici, io ce l'ho con quelli che ci hanno detto ossessionate, no? Ma si sta parlando qua alla No, fine ma di io livello. conosco, io siccome c'ho, io conosco certi nick, ormai li conosco, no? Allora non mi interessa se sono della Juve o dell'Inter o del Milan. Quando vengono, se vengono alla mia live, li bando perché sono dei soggetti proprio sì, subumani, sono hanno il cervello di una medusa, quindi io non posso rapportarmi con uno che ha un cervello di una medusa, perché sennò divento come lui poi, non posso parlare con Quello un là, guarda. normale. Ora, quello là, per esempio, che succa, no? Il succa, no? Che succa ci ha mandato un scettro perché ha detto Allegri Ciao Ams. Absim. Allegrendus. Ciao Madonna. Ams. Cioè, io praticamente, io, come si dice? Aspetta, qua no, basta, questo non mi piace, questo commento. Non, senza offesa, qua si sfutte e basta. Quindi, si sfutte e Allora, basta, ragazzi. Qua, senza offendere, perché, insomma. che l'hai bannato, pare? È bannato? Sì, no, non mi piace, no, fai che cena, qua alla fine, No, sai, vedi, questi qua, questi pagliacci, sono frustrati purtroppo. Cioè, questi rosicano purtroppo. Cioè, quando gli sbatti in faccia la verità, gli dici che vincono rubando, e loro rosicano, non ci stanno, capito? La verità fa male, purtroppo fa capito? Ma male la verità. sai il bello qual è? Che loro non hanno stima, no? Di me, di te, però vengono qui a vedersi la live, capito? Certo, no? Io se uno mi sta sulle palle non ci vado, manco ma la vita. Infatti, Ci stanno delle infatti, live, fanno. Io non c'entro proprio nelle live, perché non mi se a me piace. uno non più, non, uno youtuber non piace, io manco vado a vederlo. Infatti è quello. Purtroppo Invece voi sono venite masochisti, sono masochisti. qui venite, qui a cuccia come degli schiavi. Vabbè,
qui a cuccia a ciucciare il cazzo. Venite, venite sempre qua sotto, eh? Vi piace, eh? La cappella, venite, bravi, bravi. No, non mi piace litigare, Mattia, tu non mi conosci, io non, di, cerco di non litigare mai con nessuno, però odio quelli che entrano in chat e ti dicono, anche se non ti offendono, ma ti dicono tu non sai un cazzo, tu non... Comunque, vediamo, allora facciamo una cosa, no? Parliamo ora, perché qua non è che disse che cose, no? Andiamo, facciamo un tuffo nel passato, no? Tutti questi, anche so tu ci hai conosciuto in passato, no? A Max, a Mare Palermo, no? Tante persone in passato. Da un sacco di anni, Max. Allora, ascolta, secondo te, no? Se noi mettavamo tutti gli youtuber quelli di 10 anni fa, potevamo avere, tipo, c'è sta che ci facevamo i dissi, quelli adesso come fanno? Fanno, pigliamo su OCV Sport, stanno tutti lì, e si fanno i dissi, contro dissi, poi fanno pace, però hanno un canale... Tu ti immagini che io facevo, se ragionavo questa cosa di 10 anni fa, metteva tutte quante, chissà che il grande canale avesse, cioè, vedevo un canale unico di tutti noi. Minchia, secondo me è venuto a Zelling, guarda, Zelling ci prendeva noi, guarda, ascoltami. Giusto? Ma, OCV Sport, OCV Sport lo fa perché ha un ritorno economico. Tu pensi che quelle litigate che vedi da OCV Sport portano il pubblico e quindi loro guadagnano su quello, quindi allora loro non vedono l'ora che due fanno dissi e si litigano. Perché ma io se, faccio, se tutti andassero io, d'accordo, sai che palle. Sì, ma infatti no, vabbè, io penso un poco Peperino c'ha paese, no, poi vabbè, capita due giorni che c'hai palle girate, allora ma manco deve essere un litigio che dura, ma te là si litigano. Poi li mettono là, poi al re, poi si lite, poi si fa. Vabbè, una cosa che facevamo noi praticamente tanti anni fa, in certo senso. Noi abbiamo fatto una volta a live con l'interista, che ci fu un bordello, là praticamente non so quanti viso ha fatto il tuo canale, il tuo video. Bello, però mi mancano i dissing quelli di una volta. Ormai finito tutto qua. Capito? Che poi alla fine che si parla di caccia alla fine, uno è vendino, un interista, uno dice quello che dice, buonanotte. Sì. Prima era meglio secondo me. La Bobo TV. Anche chi sa Bobo TV qua, era meglio da solo. Mo ci va Masso Minghia. No, ma è rimasto da solo Bobo praticamente a fare la. Ma sì, non mi piace anche a me qua. Una volta sì, come che ne fa bello. Ma tu lo sai qua, veramente là. A sesta no, cioè, ma tu capiti i personaggi che, cioè, mettiamo tutti YouTube juventini, interisti, milanisti, cioè, mette a me, Tom, Max, Mare Palermo, e Donato là, Milo Fabergo, Melicovi, tutto assieme, però facevamo, secondo me, a tempo antico, un canale proprio enorme, capito? Non ci abbiamo mai pensato, capito? Alla fine. Che poi per me era una cosa, attenzione, fammi due risate e basta. Sì. Vabbè, diciamo di YouTube, Max, uno YouTuber che ti ha, Tom è stato, cioè, uno di adesso, uno che ti ha, uno particolare, che c'è secondo me, uno che ti piace, che se mi piace? Uno di non so, cosa ti piace a te? Allora, a me piace pure il Benzinero, mi piace. Sì, che lo pure. Mamma mia, che gusti di merda che hai. No, mi piace perché è un personaggio strano. Professionale. Però è simpatico. Sì, vabbè, ma che lo là alla fine, capito? C'è sfotte, proprio, si vede proprio lo sfottimento senza, come si dice, senza offendere, ma sta lì, però fa rosicare, capito? A me piace quel tipo di sfotto, non so se a me piace Gabbo, no? È pure quello, guarda, lì ti ho ragione a Donato Inglese, che è pure quello là, quello là è tutto, non so, tutto un poco, sempre serie di cose, ma Lui intanto ha fatto un bel canale con tanti iscritti, fa tante visual e non rompe il cazzo a nessuno, non gli rompe ma il cazzo. Della Roma, che... No, non ho in due, perché capisco, uno. Ma finito, vent'anni fa, Fenertico. Quello della Roma. E chi è quello della Roma? Ne sono tanti. Madonna, Gabbo Man. Ah, Gabbo ma lecca pure, loro leccano pure. Sì, ma quello è normale. Quello è normale. Poco, non mi piace quelle cose. Allora, quando tu devi arrivare a fare tutti quegli iscritti, porta buoni contenuti, però leccano.
con tutte le squadre. Tu quando senti parlare delle altre squadre, cioè, sviolinate, non c'è sta mano critica. Oh, questo ti fa capire che così gli iscritti aumentano e poi le visualizzazioni ti accaparri tutti. Eliminiamo. Se tu parli male di una squadra o magari gli esponi dei difetti e cose, comincia gli iscritti non li fai, le visualizzazioni non le fai, perché è normale, ti metti contro. Cioè, capito? Loro vanno a sentire, il tifoso vuole sentire che tu parli bene del il Milan, ha fatto il Milan è bravo, il Barça ha fatto l'Inter, oh mamma mia, ma non si fermano più, non lasciare qua con altri iscritti. Cioè, parli pure da Lazio parlano bene addirittura, come fate capire. Bravo P. Bianconero. Ho clippato le offese di Sav. Cioè, a parte che nessuno offeso ho detto, ho semplicemente detto quello che lui dice nelle mie live, io glielo ricambio. Ah, ragazzi. Sì, un ubbiduni quello Patrick, mamma mia. Chi lo, anche quello là, guarda, incredibile. Come fa a giocare Wenzo questo qua? Un altro che rubo stipendio vuole, guarda. Mamma mia. Che pensi che adesso mi spavento perché hai fatto la clip che ho detto che sono di bassa qualità le live di Spaccacalcio? Pensi che mi spavento per questo? Pensi che ho paura? Vedi, quando tu un tipo di YouTube lo fai, per quello diventa un lavoro, lo fai per lavoro, è normale che devi stare nel mondo dell'echinaggio, come i giornalisti, devi stare lì, ti devi immedesimare. Perciò è normale che se tu vuoi guadagnare, puoi portare uno stipendio a casa. Devi far così. Io non ho bisogno di uno stipendio di YouTube. Però Max, ok, ora io dico, no? Io dico, un giornalista farà così perché ci guadagna, cosa, ma noi YouTube siamo nati con la di dire le cose che non dicono in TV. Giusto o mi sbaglio? Il problema dei giornalisti che vanno su YouTube, che secondo me è sbagliato, nel senso... Cioè, ma che cazzo tocca? Ah, il gatto. È quello che tu non puoi, perché loro non possono mai parlare apertamente come uno YouTuber. Cioè, capisci? Sei sempre sotto i riflettori, perciò anche se tu parli male, dovresti dire qualcosa di male, non lo puoi dire, perché poi in conferenza... No, Lecchini non mi piace a me, Lecchini non mi piace. Una miseria, mannaggia. Ecco perché questa live è nata anche per non essere Lecchini, ci ossessionate. Ma se io all'Inter voglio che perda sempre, perda. Sissi Wolf è un altro che sì, pure lui ha, là fatto, pure, che là, sì, ha sì, costruito sì, il suo canale sì, parlando bene pure degli altri sì, è normale sì, che così fai sì, sì. Addirittura io lui era un mio fan, Sissi Wolf, lui ha fatto un certo video grazie a me perché mi conosceva, mi guardava a me, ma tanti hanno fatto i video. No, è una strategia, quella è una strategia. Se vuoi guadagnare, se vuoi fare... Io non sono capace a fare come lui. Io non ce l'ho strategia. Non è carattere mio. Ma anche se io dovessi lavorare, io non sarei capace proprio. Io mi morirei di fame. Cioè, io non ci riesco a essere come loro, non ci riesco. Mi morirei di fame. Se avete l'entrata di YouTube, morirete di fame, fidate. Covone, avanzare con noi da Covone. Buon lavoro. Cosa che fino a fatto? Però vedi, per esempio Gaboman che ha un canale con più di 500.000 iscritti, fa delle belle visual e si porta a casa un buon stipendio, è un bello stipendio. È quello, devi portare quello, ormai è diventato un lavoro e perciò devi scendere a certe condizioni. Scendere a certe condizioni significa fare come i giornalisti che leccano, perché sennò tu la conferenza stampa non la fai. Cioè, guarda, noi siamo onesti alla fine. Ah. Io vedo gente, cioè, veramente, allora, un nonno, no, perché lui per esempio che sarebbe facile, non ha, scusa, almeno 100.000 iscritti per tanto tempo che c'è. Io, non voglio esagerare, una cinquantina, cioè, anche 60. Ma infatti Gianluca Castellano non è che fa tutte queste visualizzazioni, c'ha tutti gli iscritti. Sì, però vedo cos'è, Castellano che l'ho conosciuto, alla fine quello dice, compà, io sono interista, io a te non ti posso dire, io non la posso vedere. Ma anche non mi ha un caso manco Lecchino, io ho conosciuto un padre, la madre, mi hanno sfidato in un modo veramente, che alla fine... Capito? Cioè, ma io ripeto, YouTube interisti, in fin dei conti, poi alla fine tu sono male, c'è sta ossessionato, a me quando attacca la Juventus, alla fine io non sono Lecchini. Ma vedi, c'ha 11.000 iscritti Gianluca Castellano, vedi? C'ha 11.000 iscritti, perciò, vedi, se parli male, se lui parlava bene della Juve, avesse detto qualcosa, sai quanti iscritti ci avesse avuto? Sai quanti sono i juventini? Noi siamo tanti, sai quanti ne facevi?
Cioè, e io, no, io se parlo male di Allegri, parlo male della Juve, è normale che tanti juventini mi snobbano pure a me. Cioè, non mi seguono, perché è normale. E con te ce l'avevo questo, che com'è? Supera la luce, che significa supera la luce? Che è sto cosa? Stanno pigliando per il culo, perché sono 3-4 troll che si stanno facendo i nick, no? Tipo, sono pagliaccio, così. Gente sfigata tu... che gira... Davide, ma tu c'hai un canale? Canali, sta gente qua, in altri canali, è tutta bannata. Allora viene qua perché solo qua può... Dove non sono, no, diciamo che tu non hai mai entrato mai qua in tanti anni, quindi alla fine è normale, capito? Poi vabbè, io non è che sono io sono da video, mi hai visto, mi hai fatto da live, io stasera è stata una cosa, sì, però perché questi dei canali, degli altri canali sono tutti bannati perché sono feccia, no? Sono, ma io non è che rispondo a loro, io sai che c'è, io faccio dei video, capito? Io non ne ho ossessionato, io li prendo per il culo e li faccio rosicare, vengono da me e rosicano, loro vengono da me perché devono rosicare. Guarda, manco sanno scrivere in italiano, vedi che sono poi delle scimmie, quelli che chiami scimmie, se non sai neanche di buono scrivere, cosa... Guarda, sì. Si fanno i nick, vedi che si fanno i nick... Tutta sta pazienza... Ma tutta sta pazienza contro di te, che ci hai fatto? Fammi capire. A questi? Ma io niente. Cosa ci ho fatto? Manco so chi sono. C'hanno la faccia che... C'hanno la faccia, no? Qua, grossa, con un gonfiore qua, un gonfiore qua e poi la faccia lunga. Lo ha a cazzo proprio. Quindi, non li ho mai visti, ma più o meno... Dino, fatti dentro. No? Manco se arrivasse... I miei denti sono a posto. Finzione italiano, senti. Mica oggi, cioè, insomma, arrivavo solo, insultato. È buono, insultato youtuber. Io ho visto qualcosa, mi ricordo, perché ero ragazzino, ma io mi ricordo quella Olanda. Io mi sono visto la finale Juve l'inglese, come sta Pietro con la macchina senza benzina, si vede la live che spinge la macchina e fino di subito, veramente? Ho aiutato lui? Veramente? No, vabbè. A benzina, nel culo di tua madre. Guarda, apri il culo a tua madre, vedi che lo trovi lì, il collare. Ah, sentiste qua, però sono grigi, sono ladri, senatore avviso, io senatore avviso. Ma oggi noi no, vabbè, ma la figlia l'ho vita da Sicilia. Comunque, al di là di tutto, ragazzi, ma ho fatto scherzo, ma veramente, cioè veramente che YouTube è diventata così un fallimento, nel senso, veramente dobbiamo dire grande, cioè tutta la merda che ci hanno buttato nei ventini, grande Inter, bella Inter, cioè, no, cosa ne pensi solo sto fatto? Cioè, veramente, parliamo serio, sai? Ossessionati, no? Ma stai scherzando? Ma tu hai visto quanti YouTube interisti ci hanno buttato in mezzo questi anni? O no? Ci o sono sbaglio? Anni di rivalità, è normale. Ci sono anni di rivalità. Ascolta, ma va bene. A me dici, guarda, non so Lecchino, dicono, però io potrei rispondo. Scusa, no? Però tu non vuoi che ti rispondo. Però perché attaccato. No, è bello mio. Io ti rispondo, è buono. È come se ti rispondo. Che devi fare, ampare? Purtroppo funziona così, Che ha fatto, so vero? Che ha fatto, giura, che ha fatto? So, che fa nella vita? A me non ti conosco, che fa nella vita? Cosa faccio? Banno queste scimmie nel mio canale, quello è il mio lavoro, bannare le scimmie. Che fa? Che fa nero? Te parlo, essendo a me. Vedi? Si divertono, i bambini handicappati si divertono con poco, siccome hanno una vita di merda. Tu sai, no? I bambini dell'80%, questo sei pure. Infatti c'è tutto quello di calcio, ma una volta ho visto chi mi segue, la fascia è tra i 20 e i 30 anni, quindi c'è tutto a parlare di calcio professionistico, sì, che parlare. Sì, sì, in effetti è troppo... Sì, sì, a te ti ascolta perché vuoi, tu hai molto ascolto, fidati. Comunque, mia, chi lo si è fissato? Quindi, ripeto, ragazzi, dunque, no, ci hanno detto che siamo ossessionati, capito com'è? Fanno gli altri e non va bene. Come sto fatto? Io non so perché dobbiamo essere ossessionati. Noi vogliamo YouTuber... che l'Inter perda. Allora, gli youtuber che fanno i video contro la Juve, io manco li guardo. Cioè, gente come il nonno interista, quello è un poverino da compatire. Nonno interista lì, cioè tu pensi che io guardi i suoi video, ma neanche se mi pagano li guardo. Boh. Solo che la gente va lì, li guarda e poi gli così dice, poi
la rivalità. Comunque, Chirolà comunque non è vecchio, pareva vecchio, quello ha preso in giro un po' a tutti. Chirolà è giovane, non è vecchio vecchio, sembra vecchio, fa la pace, capito? Chirolà aveva avere un 50-60 anni, capito? Non è vecchio quello, capito? Chi lo fa a parte perché fa cosa? C'ave la caricatura. A me pare che era vecchio. Sì, sì, c'ha l'effetto. Sì, sì, io pensavo che era vecchio. Mi chiese, infatti c'è tutto vedo, mi stanno 80 anni, si mettono là a giocare. Mi picchiavo culo a me. Io avevo quei 50 anni. Insomma, alla fine sono pagliacci o non sono pagliacci? Questi? Sono pagliacci al 101%, pagliacci. Se voi scrivete su internet la squadra pagliacci, proprio pagliacci squadra di calcio, escono fuori loro. Tante volte mi dicono a me, no, pagliaccio tu, ripetono come i pappagalli, io dico che sono loro e loro mi ripetono. Che cazzo stanno questi, stanno proprio male. Ti ho detto, l'invidia li mangia, li acceca. Le cose che gli dici gli danno fastidio perché gliele sbatti in faccia, e loro fanno come difendere e offendono. E io li voglio sotto, tutti sotto. Sì, ma alla fine, ripeto, c'ho sempre i youtuber, capito? Insomma, anche gli altri ci hanno messo in mezzo di nuovo, ma io alla fine... ha fatto quella live un anno e mezzo fa, capito? Alla fine 73 trofei contro 45, ricordatelo. Io non è che ho fatto tantissimo, una chiarita è chiarita, però insomma vittorie contro 70, una settantina, cioè vi abbiamo sempre massacrato in lungo e in largo. Abbiamo trovato un incidente di percorso per colpa di un coglione che dirige sta squadra, che se no do cazzo annavate. Siete usciti dai tombini, dalla fogna e vi siete messi a pensa come stavano male queste. Ma se sono mai visti i sorci che fanno i fenomeni? Ma dove hai messo un sorcio che fa il fenomeno? Non do cazzo, l'hai mai visto un sorcio che fa il fenomeno? Tornate nelle foglie fra un po'. Allora, come questo disgraziato andrà via dalla panchina, che prima o poi andrà via, tornerà a prendere schiappe a destra e manca. Quella è la storia, la storia insegna, mazzate. Sì, è vero, non sapevo sto fatto. E se vi declassano, se vi declasseranno, mi dispiace pure, perché non ve potevo manco meno più. Ecco, lì mi dispiacerà. Almeno così me li diverto, a vedere che via maschiappi, vediamo. Ciao ragazzi, ciao. Cuori bianconeri, il cuore. Ti faccio diventare dirigente, perché non lo... Vabbè, ma io non ho bianco nero, a me non mi sta antipatico, non ho bianco nero, sinceramente, devo dire la verità, non mi è antipatico, anzi a volte mi fa pure fa due risate, cioè, però alla fine ognuno poi la vede a modo suo. No, la moglie mette la chiavetta più potente a Sav. Così banna tutti. Ma già sono bannati dappertutto sti quattro No, davvero, stasera c'era Inter, il Champion Inter Divano Letto. C'era quello. Col Divano Letto, com'è nata? Inter Divano Letto. Comunque, oh, è quello là, un ragazzo quello là, questo fu nello fenomeno questo. Ho capito chi è con l'occhiale che dice... Sì, comunque, Seravalle, noi abbiamo vinto pure il campionato in Serie B, cosa che a voi sicuramente se ci andate manco vi riuscirebbe, lo dico subito. Perciò di che cazzo parli? Tanto non è tanto lontana la Serie B per voi. Cercate di trovare qualcuno che sa la compra a Sinter, che sennò... Lei si sta impazzendo là, come mai? Che ci è successo? Impazzendo. Maxime, due scemi. Ci mancavi tu, guarda, stiamo aspettando a te, il babbeo di turno. Stiamo aspettando a te, infatti, guarda, ci mancavi solo tu. Infatti, sei arrivato proprio callo. È arrivato il terzo, scemo. Dove chi sarà? No, ma pure da Max, più bianco nero, se metti piede. Ciao! Ma come, tu dai del pagliaccio da solo? Ti offendi da solo? Andrea Serrava. Se danno dei pagliacci da solo si auto-offendono. Com'è?
so come si senti là, oh, bello vedere. Vabbè, comunque qua alla fine ci siamo messi a ridere. Lo spero, tutti i giudici hanno favore. Sì, giudici, mamma mia, sempre la tra... Abbiamo calcolato 12 partite rubate. Sto rosicando, guarda, infatti sono talmente 12 partite rubate, 12 partite rubate. Sto rosicando tantissimo, sono talmente come si fa? Non l'hanno visto, dice. Hanno, a Milano hanno la televisione. 12 partite rubate, ragazzi, Sì. Guarda, ho fatto squadra di calcio Serie A, chiamata Pagliacci, guarda un po' che, sì. Che Inter, vero, tutto vero, vinto, tutto vinto, tutto no, vinto. Fatelo voi, ragazzi, fatelo voi. Oh, Matador, che hanno Matador. Facciamo già un Matador. Oddio, scrivi su YouTube e tu internet. Pure Matador. Rialzo Pagliacci, siamo tutti voi qui. Matador. Che hanno messo? Con i gatti, ma almeno, almeno quello vede, io non ho, come si dice, dai casa da mangiare, no, senso, cosa buona fa. Minchia ragazzi, che risate, guarda. Ossessionati! Comunque, chi vince la Champions? Real Madrid? No, se passa il City, la vince il City, secondo me. Hanno detto gli esperti. Chi passa in finale di quella lì, cioè la Madrid vince la Champions, eppure non sono sicuro io, perché là secondo me non vorrei che stanno, sai, perché negli ultimi anni è successo così, guarda, ha vinto certe volte una squadra che non ce l'ha messa, tipo io dico il, per esempio il Chelsea che vince Manchester City, una volta c'era per esempio, che cazzo c'era là, Olive eppure la Cudote, ma una volta no, Olive c'era l'ultimo dicembre che ha vinto, vabbè, sempre quelli più forti, però c'è sempre l'icona, la finale, secondo me là ci va, guarda, Barcellona l'Arsenal, dico quello, vedete che ci fanno Arsenal Manchester City e passa l'Arsenal, non lo so, però i gatti non ne so. Oh, non è se vuole andare in semifinale deve battere il Bayern in casa del Bayern, mo. Però da posso dire una cosa, sì, vero, perché io un po' sono rimasto un po' così basito, insomma, perché ero convinto che l'Arsenal ci faceva tipo 3 gol, vedendo Lazio, Ben Monaco, ha fatto schifo quest'anno, dai. Ben Monaco proprio. Magari venisse Marotta. È vero che vedono Marotta League. Grande bar, lo scudetto più bello, chiaro. Abbonati. Ma perché la faccia? Ma perché la faccia? Ma che ti hanno fatto? Ma perché ti hanno fatto? Ingazzato nero. Così, ci ingazzato nero, male, ci rimango così male. Arrivo. Ti abboni agli altri, alla faccia mia. Guarda, grande madonna. Così male. Oh. Male, minchia, stanotte non dormo. Ecco, lì rosicherei, lì sono sincero, lì rosicherei di brutto. Stanotte mi vanno a fare 103 punti, mi urta. Se battono il record dei punti, a voglia se lo battono il record dei punti, come no? Quello, ecco, lì rosico, lì c'è una ragione. Lì Argo se ma è normale che tutti sti aiutini possono fare pure 120 punti, è normale. Lì sì. Ah, pure aiutini, vero. Comunque, ragazze, è arrabbiato il maestro, che ha il maestro? Noi siamo la storia di youtuber, tutti quelli che dicono, la storia siamo noi. Il grande Max. Certo, mi è piaciuto fare una rimpatriata con tutti i vecchi youtuber, tutti assieme, bordelli, cosa che bello. Perché chissà quanto gente va a insultare di nuovo, coglione. Comunque si deve sfogare, bella live, cioè, quando ci impareremo è bella live, però purtroppo ragazzi deve sfogare, che deve fare lo sfogare, comunque quando ci impareremo è bella live, dai, bella live, però è donazione, ragazzi, avete donare anche con Bare Palermo. Ora Bare Palermo fare un nuovo YouTube, ora Bare Palermo si riprende tutto quello che è nostro, si riprende tu di nuovo youtuber. No, tu come era prima, mi riprendo tutto, mi riprendo la storia. Sì, intanto compa, tu hai capito che è un anno e mezzo passa live, hai capito tu? Andato, ma tu invece quanti spettatori fai live?
capito, manco tua madre ti segue, a te manco tua madre. Hai capito qua, un anno e mezzo faccio una live, compa, hai capito, compa? Spuntare io subito, off, capito? E va, vedete che li fanno ogni volta nessuna live, quando tutti questi spettatori. E poi alla fine io, l'ho detto sempre, sono un live te, che manco per, madre, diciamo, da video, non da live, capito? Ormai io, le live mi metto a ridere, ragazzi, basta. Sputo gli interisti, per scritti, basta, come a te. Guarda, sto rosicando, adesso viene l'ora. Sì, lo vedo. Allora Andrea ammette, dice: impareremo, c'ha ragione. Impareremo subito. Ho visto 100 persone che mi seguono. Guarda, c'è qua. Guarda, sto rosicando. Ce ne sei più due, fanno 38 comunque. Sì, ma anche questi soldi, sì. Tutti ci seguono. Aspetta, questo qui voglio vedere. Allora, come cazzo? E poi non c'ho, guarda, se faccio insomma live, ci avrò il mio pubblico. Non posso vedere, infatti, volevo vedere il canale suo, adesso Andrea Seravalle. Siccome non sono, non sono moderatore, non posso vederlo. Volevo vedere quanta gente c'ha lui. Speriamo, infatti, boso, parliamo di cose serie qua. Se per 21 32, minchia, se vince tutti 103 punti fanno questo. Capito? Ma dai, che il Milan un pareggino lo fa a sto giro contro i pagliacci. Ci vuole, io perché dicevo quello segnato, questo è pure vero, Udinese, io speravo un pareggio, seppur non è canale, io qua, guarda, vedi che sei pure un pagliaccio, perché per scrivere qua ci vuole un canale, devi fare per forza un canale, perciò, anche se ce l'hai scritto, ma ce l'hai perciò che parlo. A cazzaro, vedi che sa pagliacci e cazzari. Fallimento. Sì, che se ne è fatto 102 punti. Sì, che se ne è fatto. Sai che bello? Sì, no, Andrea. Ma perché l'ha capito che quest'anno hanno rubato una cifra? Infatti, è dalla prima giornata che rubano. Rubano, siete ladri. Ci pare che sono un eschio là. Sì, non ha caputo niente quello. Ladri. È matador. Non è Matador, grande Matador. Da tempo, ciao ragazzi, ciao, buonasera. Un Matador conveniva nella mia live, saranno minimo 5 anni meno. 5 anni sicuro. Abbiamo cominciato assieme, ti ricordi, quando venivamo sempre nella tua live? Sì, un po' assieme. Poi qua si è cambiato un pochettino le cose, insomma. Tu lo sai, poi ho lasciato perdere. Aspetta, impari, mi fai moderatore, dai, ti scrivo qua sotto, fammi moderatore. E come si fa moderatore? Che ne so? Fatto dico io scrivo Max, guarda, ho scritto Max. Guarda, vedi, clicca sui i puntini, ci stanno i puntini, sì. Aggiungi come moderatore. Allora, no, c'è scritto blocca. Dove scritto io Max? Vedi, legge con te. Vai tu, i puntini, aggiungi come moderatore. E mi dice, nei puntini, aspetta, sì, Franca, tu mi stai dicendo una cosa. Allora, nei puntini, Max, c'è scritto, elimina commento, blocco utente, momentaneo blocco utente, elimina i suoi contatti. Che cazzo faccio? Metto la cosa, la stella. Ah, metti moderatore, aggiungi come che moderatore. Che cazzo ne so come si fa io... Devo c'è scritto, te lo dice proprio. No, ho messo la stella. Fai moderatore. Ho messo boh, allora, non so, dico, se scrivo c'è sta la chiavetta, sta boh, non so vederlo. No. Io fa, no, non ha messo un cazzo. E che cazzo ne... No, ma non lo fa qua. Tu sei padrone del canale, no? Allora, tu guarda, vai su YouTube, no, sul StreamYard, devi andare su YouTube, entri nel tuo canale YouTube. Mentre che stiamo facendo la live su YouTube, e dove vado? YouTube, che poi schiacci il suo nome e lo fai moderatore. Sì, ci stanno i puntini, no? Sì. Proprio un fuoco. Cioè, tre puntini. Sì, ho contrasto. Io ho scritto aggiungi il moderatore, metti il moderatore. Allora, mi sentite? È semplice. Ragazzi, accetto dove? Aspetta, mi sentite sì o no? Sì. Dove sei puntini? Clicca sui puntini, appare sotto la schermata con quello che c'è scritto. Vedi, moderatore, aggiungi come moderatore. Aspetta, minchia, ragazzi, voi... Sì, aspetta. Allora, ma che fate scordare questa cosa, ambare? No, così no, io sempre su StreamYard non facevo... stava a chiedere proprio una YouTube, ragazzi.
Ah, come ancora non l'ha fatto? Mannaggia. Aspetta, no, lo so se è perché guarda qua. Io so, aspetta, io qua lo so se è una vecchia casa, c'è via la fibra. Qua non ce n'è fibra, gli cano casino. Aspetta, cano casino, ragazzi. Ma come siete messi a tutti? Non c'è la fibra ancora, madonna mia. No, veramente. Guarda, ci vuole un secondo. Ci vuole un secondo. Non mi sta andando. Aspetta, ecco. Ci vuole un secondo, da YouTube, un secondo. Clicchi i puntini, aggiungi il moderatore, hai fatto. Posta. Metti, rimuovi, aggiungi. Ok. Da, due cliccate, so. Dai, che ce n'hai da bannare la sfizzo, va. Allora, che faccio? Moderatore avanzato o standard? Fallo avanzato, no? Dopo io molto avanzato. Ok, scrivo. Oh, vedi, sono avanzato. Domande frequenti sui moderatori. Perfetto, Giulio, non mi serve le domande. Allora, dove eravamo rimasti qua? Aspetta, che mo qualcuno. Il prossimo che fa è facilone, lo che lo sbatto fuori. Però aspetta, però no, che le goffi, cioè, capito come ci io già qua vedi, ci stanno certi coglioni, vedi, come questo qua, vedi? Eccolo qua, vedi questo qua, guarda, a posto. Ecco, e fa fare una passeggiata, fate un altro link, capito? Così almeno famogli perdere tempo, almeno si divertono, almeno perdono tempo. Capito? Ecco, l'abbiamo sistemato. Tanto guarda, ti dico una cosa, ti seguono più quelli che sbatti fuori che quelli che c'hai dentro. Fidate, questo è una dritta che ti do. Più ne cacci via, più ti seguono. Grande. Che so, questo è il Druga 88. Nello. Druga 88, vieni, Druga 88. Druga 88. Mi riempie di insulti perché quella lì è una cosa che devono fare, lo fa con tutti Parenzo, non lo fa solo con me, lo fa con tutti. Ma perché sono dei cagazzotti, hai capito? Sono dei cagazzotti, sono dei scemonite, sono, dai. Ma la zanzara è un canale fatto apposta per romper cazzo, per avere il capito? Fatto apposta. Io ho conosciuto Parenzo di persona, stavo in trasmissione da lui, perciò lo so com'è. Lo devono fare. Però comunque c'ha ragione quello. Un cancello a tutti quanti. Quella è una trasmissione che deve essere così fatta. Andrea Serraval, che vuoi, San come cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Ti pare che sono Chatams? Non tutti grande siamo sempre quindi dimmi a voi. Ma... Allora. Traduttore, sono siciliano, parlo così, quindi basta. Entra, facciamo due risate. Entra. No, tu contando. Una volta quello, quando 20 anni fa l'ho legato, però alla fine dopo tanto tempo. Dopo 88 mi dice, no, perché c'è tutto, sa cos'è? Mo alla epoca. Ma fallo già sembrare, bravo, fallo già sembrare. Sì, poi l'ho capito, vabbè, ma fu quelle cose. Allora c'è, sì. Entra, dopo 88. Che risate, guarda. Ormai è passato, poi ormai basta, mi ricordo. Allora, senti questo che scrive, sei un fallito. Guarda che io in Italia, in un anno, sono tornato 12 volte. Cioè, sono stati 5 mesi ho fatto in Italia in un anno. Pensate quanto mi cagano in testa. Senti, visto che scrivi queste grandi cazzate, come ci guardi? Io ammetto, vedi com'è, io sono sportivo, ammetto. Ci sono cose che vuoi, ci sono quelli ignoranti, sufficienti e sapientoni. Io sono nel... Dammi 10 minuti, vabbè. Capito? Quindi nella vita bisogna essere onesti, però sicuramente sono intenditore di calcio. Ho detto cose che non dicono i sapientoni. Vedi se che là Chatham si dice Luca che è top player. Vedi se lo dici quello. Sentiamo, usa quando ti ha sbagliato. Quello salvo, sono di Catania. Salvo Catania, di Palermo. Quello ha detto. Ecco un altro che ti ha fatto un'altra passeggiata, bello, mi piace. Leggi WhatsApp, Sì, perché... l'ho letto. Aspetta. Oh, ecco. Ma Luca, dove sta Luca? Ma che fai? Senza camera, Luca? Ce l'ha così. Io sono Trapani, ha detto un bare... Vedo Alessandro Foggione, un altro che no, sportivo, che bello. Ci spotti in senso di un ragazzo alla fine. Guarda, che pare, da quando te li sto sbattendo fuori, è aumentato pure le persone, sono aumentate, guarda. Abbiamo superato i 100. Ma tu hai capito che io avevo un anno e mezzo con Bacino alla 100? No, più bianco nero!
un anno con faceva e mezzo, con faceva un anno e mezzo o di più, no, pare di più. Sì, ah vabbè, con te 5 anni, no, l'ho fatto, saluto che l'ha fatto un anno e mezzo con cosa, con Donato, con Diego Ligorio, con, c'era ne cose, come si chiama, c'era Max, capito, fece una live, capito, che 5 anni fa sempre di notte, te ricordo, un pare, però bello, quando non c'era vero dissing, adesso non si dice. Aspetta, che ti fate il moderatore black and white, oh, il moderatore, la forza è la moderatore, a black and white. Mica, certo, posso dire una cosa, io capisco che oggi fa una live così speciale, diciamo, no? Special guest. Mica, allora, ma la prossima live arriva fra un anno e mezzo, che te frega? No, ma stanno venendo gente che alla Nello non va bene, Son va bene, tu va bene, tu, nessuno va bene, come cazzo? Cioè, io non lo so. Vabbè, a me finderista, a me è giusto che mi se te lo metti in culo ti esce dalla bocca di 78, non ti preoccupare. Di 78? Che risate, oh, mi fece ridere quando... Oh, quello fu virale. Puro Donato, c'è tutto che fa. Si mette pure una live la sera. Si mette pure una, te giuro. Mi comunque, metto comunque stavo, ho visto di 5 minuti la live di Donato. Minchia, ma c'è la morte. Non ho capito se c'è la morte con Max o con Pare Palermo. No, come no. Come no? Diceva. Ma come fate a vedere Luca? Ma come fai a vedere un soggetto? Io mi sono messo senza cam per andare a vedere cosa diceva e parlava, cioè, siccome stava parlando, hanno scritto che parlava di sta live, no? E diceva quel canale, quell'handicap, quella... allora ho detto, minchia, ma con chi ce l'ha? No, qua non abbiamo offeso, quindi a meno. Oh, sì, ma non stava incazzato nero. Vabbè, ma che lo fa usciomena va a fare là, alla fine, sì. Infatti. Oh, già che lo conosco. Vedete, è Donato sta rosicata, dai, su sta rosicata. Se vede che rosica. Ma sai che vado a mangiare e gatti, ma magari qualcuno è andato là. Qualcuno è andato là e l'ha attaccato, magari. Ho donato 5 euro per il gatto, cioè, pare Palermo, ti ringrazio. Cosa ho donato a quello? Da una vita conosco quello. Ciao, maleducato, mi dice, ma zizzano. No, l'ho sentito io con le mie orecchie. No, ma non beh, ma con Donato no, io una vita che faccio un bacio. Poi comunque ho detto, mi sembra, non ho detto che l'ha detto, mi sembra. No, infatti ho chiesto. Con Donato no, guarda, se tu ci vado, mi fa un bare, vieni, non ti fa un bare, vieni a Foggia, andiamo, no, invece... Ah, dove vendavo? Se quello 20 anni fa litigato, se non fai. Allora. Ah, beh, giusto, secondo guarda, io lì una volta disse in effetti anche io, oh ragazzi, perché sti cose di donare i soldi? Però poi cosa lascia stare a me che la fine sono stipendiato. Nel senso, me l'ha fatto sto fatto che uno fa intrattenimento. Alla fine, se YouTube dà la possibilità di darci 1 euro, 2 euro, perché poi fammi capire. Io lì, in effetti, gobbi là di pagliaccio, però dispositivi non collegati. C'è uno, dice gobbi là di pagliaccio. Cioè alla fine se uno vuole ma deve essere uno sfizio nel tipo di Italia e sostenere il canale cosa, perché alla fine ci sono gente che ci lavora, ragazzi, noi facciamo come hobby, come si dice, così, ma c'è gente che ci lavora. Una volta sai come mi ha criticato come si chiama Demon questo fatto, no, fece un video 10 anni fa, dice in bare sai non sono d'accordo di qua di là. Poi mi fece ragionare perché dice io alla fine ci metto tempo, compro gli attrezzi, cose, quindi alla fine ragazzi in effetti va bene alla fine. Ai, ai, ai. E tu, cara, come ti chiami? Matador, come stai? Tu stai bene? Ma aspetta, bene. Che ha scritto andate via da qua. Aspetta, allora te mandiamo via subito a te, guarda. Famo così. Zidane alla Juventus. Famola breve, va. Ecco, ciao. Intanto sei prima tu a Napoli. Io c'ho 4 iscritti, mi sta togliendo 4 iscritti. No, che scrivi sono iscritti questi? Lascia stare, questi sono fetuse. Lascia stare. Perché l'ha detto Siciliano, vede? Sono fetuse. Sono fetuse. Lascia perdere. Spera lo stanno. Vedi? Ma veramente, però, dai. Boh. Che scrivo certe cose, ti scrivono qua, mamma mia. Allora vedi, cioè, è un attimo, no? Io un attimo, no? Ecco, fai così, vedi, è un attimo, vedi, cioè, è un attimo. Vedi che c'è, allora poi gli fai fare la fatica di rifarselo il canale per rivenire, capito? Gli fai perdere tempo e loro giusto così perdono tempo e vai. Comunque, ah, sì, ho quel ragazzino, sì, ieri mi fece ridere ieri, ma allora chi lo fa un ragazzino?
Sì. Non è mio il canale, non puoi fare da moderatore. Sì, 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 io l'ho non visto. Quello là, comunque quello a patto scherzo, quello là, Danese, io spero che lo fa apposta. C'è cioè, chi lo dice, il Milan gioca campionato, dai, minchiate quello che ci hanno messo. Ah, credo che dice sempre, dai, credo che dice sempre. Sì, che lo fa, che lo tutto, che parla tutto sapientino, ma l'Inter vincerà il Milan perché l'Inter deve rubare le partite, la vincerà il Milan, ma per favore, guarda. Minghi. Però andando chi lo si dice un personaggio lo cliccano, dai, andando, dai tu. Che bello, mi diverto, mi fa divertire in pare, tu mi fai divertire a me. Torresse, tu qua, perché mo ora la cosa buona è che la casa è grande, che la linea prende poco, visto quando viene qua tu ti fai ridere, ti faccio ritornare il Max di Cesovetti una volta, guarda. Aspetta, c'è stato un altro. Lo sai che poi tu puoi segnalare quella zoccola di tua madre, puoi segnalare, vedi? Segnala. Adesso voi ridete, ma segnalazioni in massa, i vostri canali stanno arrivando a ridere. Allora, perché, segnala quella zoccola di tua madre. Fatto, che qua caga si sputano, che segnale, ma sono fatto più live, no? Giusto? Dici in bare a fare live, in casa va a ridere, stava a scherzare, allora che cazzo è live? E poi ma lo vedi che gente che esiste su sti canali, ecco, questi sono i classici, come dice, sono classici. No, ma casi sfute, base, almeno io, guarda. Io guarda, ho una vita che non insulto più, c'è stato qualche dissing per me? Avete visto qualche dissing per caso? No? L'unico, quando fu? Un mese fa, Kilo, la Mastro Capo. Segnala, Castiglione, segnala, dai, te do pure la cosa. Però devi metterlo precisa la segnalazione. Sì, sì, io ammetto la persona da Zelling. Sì. Ma sai quante segnalazioni devi avere per cacciare via un canale? 5.000 oggi ce ne vogliono. E devi avere dei buoni motivi, coglione. Ah, segnala il tuo cazzo, segnala. Comunque, oh, ragazzi, io certo penso i YouTube che le critico io veramente fossero da Zelling. Ma veramente, siamo dei soggetti. Io l'ammetto, io sono un soggetto di kill proprio, cioè, io lo ammetto quando vado contro l'Indo. Ho fatto, cioè, capito? Però alla fine mi diverto, dai. Aspetta, ci sta un altro, aspetta, sei. Questo si chiama, aspetta, un altro. Quando c'è, lo vedo qui sottoscritto, no? Matador, io ho 7.800 iscritti. Quando arrivo a 7.000 Meleleo, io ci ho provato con Manuela Meleleo. Sì, ma bravo, sì. Però tolto il canale, se non avevi più, non avevi in bare. Ho provato quando... con Manuela, ma come si chiama? Ma poi ho lasciato, poi capito? No. Ma navigavi sempre, non male. È io, normale. Io. Cioè, secondo me tu sei mezzo frocio, secondo me, te lo dico proprio, perché una che c'ha 27-28 anni, se non c'è proprio, sei proprio frocio. Capito? Che bueno. Cioè, io uno che c'è prova con una pischella di 26-27 anni, cioè, sono viscido. No, tu sei frocio, capito? Tu che non c'è proprio, sei proprio frocio. Anzi, a te piace proprio piallo nel culo, capito? Bello progetto mio, bello progetto. Ma esiste sta gente, vedi che gente che esiste qua. Io comunque, Max, se ti lasciai così e ti ritrovai così con tutti, io avevo un video nella live così, sento tutti questi gente che scrivevano. Questi sono tutti interisti che stanno a rosicare, tutta gente interista che rosica, tutti sti pagliacci, guarda, vedi, stasera, guarda, fai il botto, un parello. Kevin, guarda, aspetta, no, dove è Covid, aspetta, no. Ma la volta sono spostati, sono andati da un'altra parte, io lo so dove sono stati. Allora, dove è Covid è qua su YouTube, è andata troppa gente farsa, ma soprattutto poco originale. Sì, tutte le chi, sì, vero, sì. Sì, diciamo, a me non mi piace più, a me YouTube mi piacevano quelle che facevamo... Dito 78, la tua madre che me la succhia. Donato, ero gente giusta, gente... Che è Luca? No, ormai siamo tutti copioni, ci hanno copiato, non mi piace gente che copiano, tutti uguali. Viva Bari Palermo, Mr. Cooper. Baremo e cognome, Palermo, sì, Bari Palermo. 2000 donne ho avuto, sai? Rocco Siffredi me l'ha detto, secca, in Bari Palermo Rocco Siffredi, 2000 donne in Bari Palermo avuto. Ricordo ancora quando andavi davanti a lei che avevi il ristorante, nonostante ciò che non te l'ha data. Questo sesso, questo. Che cazzo è questo? Non me la portate, adesso a Milano, io sto qua, come fai? Ci vuole un cazzo lungo 3000 chilometri, Pepe. Ma di che cazzo parli, a coglione? Ma ancora parli?
Guarda, famo una bella cosa, visto che spari sesso maleio. Bello, eh? Sesso maleio. Io qua Giulia, non lo so qua. Ciao ragazzi, che ho qua? Ciao ragazzi, grande Max astrofisico. Ciao so. Diciamo Max, argomenti seri e interessanti. Cioè, vedi, lo sai per quale motivo tante volte non parlo pure di pallone, le live, non c'ho voglia, pure per questi motivi. Perché entra tutta sta gente di merda, capito? Allora li devi bannare per forza, capito? Che rosicano, questi sono gente che rosica, non c'è sta lo sfottò, rosica e offende, poi normale, li devi rioffendere perché è così. Comunque noi, onesto, là, parliamo seriamente, noi alla fine che diciamo, pagliacci per scritto, che diciamo questa cosa, mica immaginate, sono per malò, ma per una permalosità incredibile, questi YouTube per malose, che dicono, ah, perché non che la mia squadra, perché, oh. A noi sai quando ci dicono, l'ultimo arrivato soprattutto, ma come l'ultimo arrivato? Porci, maiali, crepate, chirula, vive, cani, topi, perché vedi che noi ci hanno detto di tante cose, attenzione. Cioè, ma io alla fine poi ragiona con gli handicappati, non puoi ragionare con gli handicappati, no? Vi saluto che vado a dormire. Ciao. Vai a dormire, sì, ma proprio cattivo, a me non ne babbiamo, scherziamo, ma che sono gente proprio assatanata proprio. Cioè io dimmi una cosa, dimmi uno youtuber ad oggi che offende gli interisti proprio pesantemente, ditemi uno. Allora io dico, guarda, quello è vero. Ditemi uno. Maradona, chi è che offende a loro? Comunque, già Maradona manco non sape uno. O no, Max, dimmi uno che offende. Ma quello che offende, perché non ha argomenti, non sa controbattere. Capito? Quando uno arriva all'offesa perché non si sa difendere, allora devo offendere perché non si sa difendere. Senti, parlo seriamente, voglio parlare seriamente. Vedi che dice quello. Nel piano dello sfottò lo fai nero, allora lui non c'è sta a essere sfottuto, nel senso che quella là te devo offendere perché non ci arriva a controbatte e perde. Allora non gliela rosica e ti offende. Hai capito? Allora, sinceramente, ha fatto una bella domanda questo. Guarda, vale, scusate se vi permetto. No, sei permesso. Purtroppo fermate uno o due da show, formate tutte e due da show. No? Davvero pensate ci fareste soldi? Ma tu ti immagini, io già Max, guarda, ne abbiamo parlato anche privatamente, o potremmo dire tranquillamente. Ma tu ti immagini, mettevamo tutti YouTuber, ma anche nel mondo interista, milanista, ma anche questi nuovi, no? Tutto assieme, no? Noi facevamo facevamo un canale, un pienone, ragazzi, ma di quelli io la vedo così, onesto. Oh, no, tu dici, vabbè, tu sei di parte, no, non so, cioè, io sto parlando però, scusa, io non voglio difendere nessuno, però ma mo che c'entra che mette a spacca cazzo là e l'americano, che cazzo c'entra mo, questo è il tuo canale in Mare Palermo, fai complimenti a loro, che c'entrano mo spacca calcio e quello, cioè io questo non riesco a capire, io. Io se ho parlato di qualcheduno, tipo oggi ho fatto quel video risposta, ho fatto una risposta così leggera su Donato, ma l'ho fatta perché lui attacca sempre, non è che io ho sempre risposto a quelli che mi hanno attaccato, cioè loro sono i primi che offendono, rompono il cazzo e poi io devo magari rispondo, però io non mi sono mai messo a rispondere a uno. Io mi alzo la mattina e vado a romper cazzo a Mare Palermo perché mi girano i coglioni perché ho i cazzi mia. Non funziona così. Cioè, io romper cazzo a chi mi può cagare il cazzo, quello ho fatto sempre. Purtroppo la gente è imbecille, che devi fare? Poi vedremo che c'è Aspettistino che dice qua. Scusate, ma volevo ricordare a tutti che lo scritto dell'India di quest'anno è finto, come ha detto la signora Coriandolo, è istinto brass, lo so. È tornato il froce all'attacco, vedi? È tornato il froce all'attacco, hai visto? Com'è? Però no, faccia il nesso, dai. È tornato il froce all'attacco. Ma da dove segue il discorso? Lui ha chiesto quasi YouTube offendono. Oddio. Ma
Ma noi ho sfotto, ma rivede, ragazzi, qua si parla di sfotto pagliacci, che non si sfotto queste cose, ma noi avete bravo, visto bravo, 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 cioè, ma avete visto chi li come offendono? Ma sai che c'è, caro, tu che ti sei rifatto sto cazzo di Nike, che l'hai allungato, no? Cioè, allora, il problema tuo è che sei un po' frustrato di merda, oltre che frocio, perché è quello che sei, perché è giusto i frocetti come te che lo prendono in culo quando parla così, hai capito? Hai capito? Capito, Froce? Hai capito, Froce? Sì, assaggio. Io invece li sfrutto, mica io dico, va, non c'è mai, anzi, io mi tratto, non dico mai, figli di puttana, coglione, pezzi di me, baffa, non c'è, capito? Anzi, io sono sempre, no, so che li sfrutto, siete ladri per scritti, basta. No? O sbaglio? Non è che... Però, se l'attacchi... La verità, è la verità, non è che... È la verità che so, è fallito. Li tocchi, però se li tocchi... Oh. Racconta Tiago Motta, non lo so. Conte Tiago Motta, no, guarda, sono indeciso sinceramente, dovrebbe avessi l'opportunità, allora Conte sarebbe diciamo una certezza quasi, Tiago Motta sarebbe una grossa novità se magari riuscirebbe a far bene, non lo so, è difficile, ragazzi. Perché mo vediamo Tiago Motta e sta fa bene col Bologna, non mica ha detto che fa bene con la Juve. Conte bene o male conosce l'ambiente, sa come far funzionare la squadra, sa dove mette mani. Purtroppo Tiago Motta non lo so. Gufetto, mio figlio Tom. Una volta mi preparo un gufetto. Oh, mio figlio Tom. Mia moglie fa, mi raccomando, parla piano. Hai fatto il live, c'è tutto da live, uno dovrebbe stare, io vorrei fare live, però ragazzi, sempre. Intanto aveva Sam, c'è una live, visto quanti iscritti. Pensa se li faceva ogni giorno, ogni sera. Avevo che gli iscritti, viso, la donazione, cose. Ma io l'ho fatto come hobby alla fine, io uso sempre YouTube, come hobby, no. Mettete like, stemme che vuole, è live. Signore, cosa l'avevi chi là? Ce l'avevo con l'altro, ragazzi. Ma io, ragazzi, però, veramente, non si può più sputtere. Dobbiamo fare live più spesso. Senti, manca solo malati zebrati. Tanto che se prendi Conte, allora, non solo... malato zebrato, non lo vedo. Se prendi Conte te costa di più, quello è assodato. Conte... Tiago Motta magari con 4 milioni da pure cavallo, più o meno. Con Conte, non te bastano 10 milioni, ti abbassano con Conte. Oggi come oggi. Cioè, diventa, non lo so. Certo, sì. Allora, Tiago Motta è da poco che allena. Perché alla fine, se andiamo a vedere, magari c'è pure un po' più stimoli per allenare, capito? C'è più stimoli. Ma il fatto che a Conte vuole un mercato stellare non gliel'hanno mai fatto, nessuna squadra gli ha mai fatto un mercato stellare a Conte, quello è il problema. Alla Juve non gliel'hanno fatto. Quello si può parlare, giocato quello è un al Chelsea non gliel'hanno fatto, all'Inter mai. Questo vergognoso è stato. Cioè, se voi andate a guardare Conte, dove è andato, andato. Non l'hanno mai accontentato. Io posso offendere, bastardo quello, se n'è andato là, Rufumere se n'è andato là. Però che ha fatto Quadrato all'Inter? Niente, che ha fatto? Si è infortunato, si è fottuto i soldi. Ma chi è? Che è? Mare. Quadrato. e quanto partite ha fatto? Quante? Quadrato? Via Quadrato, ragazzo. Sì, mi faccio le seghe alle Canarie. Vieni a dare una mano pure tu a farmi le seghe, dai, che c'è l'esperto di seghe. Come sto fatto a me e Leo, che succede? La ragazza è grenderista, che ha detto com'è? È inutile che ignori in quel giorno. Mi viene a dare la mano a farmi le seghe, dai. Che è successo quel giorno? Che è successo quel giorno? Quale giorno? Ha fatto la live? No, ma questo era all'epoca, no? Perché non mi ricordo per quale motivo. Ma gli feci una battuta simpatica, gli fece basta. Ma questi, siccome sono ricchioni, fraintendono, purtroppo che vuoi fare? Cazzo di qua. Matt Gatt, Juve è merda, Inter è merda. È fallita. Inter è merda, vale Juve è merda. Inter è merda. A maggio poi ridiamo, a maggio, non hai paura. A il maggio... karma esiste, il karma. Qua non ce n'è Lecchini, compa. Qua Lecchini, caschi male, Matt. Ma secondo te sul piano del gioco gioca a 1.600 o c'è Barcellona 2015? Che bella domanda che se sai. Come Barcellona 2015, qualche anno fa il City, un paio d'anni fa, cioè il City ha un po' cambiato lo stile del gioco. Io lo vedo. Sì, ma Barcellona con Xavi, Iniesta,
Messi era no, ragazzo. Secondo me Barcellona con amico, dai, voglio tiki taka, dai, che forte. No? E poi non faceva un tiki taka sterile. Lasciatelo sfogare, Donato Morello, su, lasciatelo sfogare. Vabbè, ma metto Zizzani, noi non ho fatto niente. Anche perché ormai abbiamo dato per il dissing e giovani, ormai basta. Qua adesso si sfutte, si sta assieme, adesso siamo qua tutti a posto. Che c'è la fine? Sfutte e basta. Anche perché io, ma tu pensi che ho da fare di famiglia ancora devo fare il dissing, contro dissing, capito? Certo, è anche vero che mi ha tolto fatto una, visto che lui mi nomina sempre, io non cago proprio, io ho fatto sta rispostina giusto per, capito? E poi mi ce niente, vero? Non è che disse va l'offendio, quello che disse alla fine basta. Quindi, ma scusa Sesso Frocio, ma fammi capire, uno che ci prova con una donna è un porco? Fammi capire, allora manco tuo padre doveva braccio con qua troia di tua madre, perché è un porco, pure lì era un porco, no? Fammi capire, giusto? Forza andare parecchio. Uno che ci prova con una donna è un porco, allora pure quello che faccio con tuo padre era un porco, no? Fammi capire, giusto, no? Se la metti su sto donna, ma vedi a vedere non è la Drugo 88? Che risato, guarda, Drugo 88? Giusto, stesso Manelao? Anello, giusto? Entra, Anello. Drugo 88? Dai, Drugo 88. Né 288, 288, dai, Mingucci Nicolas. Comunque, like e donazione. E spelliamo, caga, che bolle. Forza, ma che sciro, bello che sono. Ma lo vedi, caro Sesso Menelati, che sto distruggendo. Lo vedi che ti prendono pure per il culo. Fa finita, che fai una figura del merda, sta qua. Max, venerdì. Che è Giuseppe, venerdì, che è sto venerdì? Venerdì facciamo la videoscienza. Il link. Sì, ma usate a sto credino che fallo usate, vediamo che è sto babbo. No, ma non è entro. Dove sono? Ci sono, sto finendo una cosa a mia figlia. Ragazzo, è America, capito? C'è un fuso orario. Invece qua vedete. Allora, vediamo qua, aspettate. Bar invece, quale tridente preferisci? Allora, come qua? Bar invece, quale tridente preferite tra Messi, Neymar, Suarez, che c'è sette? No, aspetta, fra. Questo sono tridenti spettacolari, però il più forte là, proprio tridente di più forti, secondo me, è chi lo là. CR7 è bello, Benzema, proprio più forte di tutte. Cioè, capito? Perché tu, Benzema, compadre, dopo CR7 faceva un sacco di gol, bello, faceva la misura. Insomma, Neymar è andato via, guarda che in quell'anno fecero solo... Quei tre fecero più di 100 gol, quei tre. Sì, ho detto però, di Catania, MCP, però, Catania. Cosa, no, se tu metti tutto, metti tutto in forma, i Messi, Neymar e Suarez, tutti, io me ne un Neymar a me, tutti ticchettati, sì, i più forti chi lo hai? C'è le sette belle Benzema, secondo me è stato più, no, Bertetene è stato quello. Tom Milanista è un personaggio, cioè io l'adoro, e lui, fatemi entrare, Mingucci entra, Mingucci, dove sei Mingucci? Ma è simpatico Tom. Simpatico. No, mi piace Tom. Sì. Mingucci. Sì. Comunque, a me piace noi. A me quando i nuovi YouTube vengono fanno e i come tizi. Mai? E come mai? Perché così? E come mai? E come mai? Senza l'aiutino, e come mai? Come mai ha rubato? Dici, come mai? Dici. come mai? Lo vedi qual è la differenza tra... Vabbè, però fa ridere, c'è, capito com'è? C'è, capito? Fa ridere. A me cioè, è un personaggio quello. Cioè, io... Allora, vedi qual è la differenza tra i milanisti e gli interisti? Sta tutta là, ecco, già dai personaggi che come si presentano, già... E poi tra noi e i milanisti non c'è mai stato osso. Ah, zoccolatura mi conviene. Mai. Che milanisti mai. Ma guarda, se tu ti ricordi bene, ho fatto forse, ce l'ho detto, un cazzo di 3.000 chilometri per fare scopassare le lao, però mi ricordo che con tua madre ci ho preso un pieno, quello me lo ricordo, ricordatelo pure. Pieno tu, comunque, sì, però Nicolas, ci sei Nicolas, posso? Posso aggiungere?
No, ma Stange non ha voto, mi ha intepato niente. Dopo... Chi l'ho ossessionato? Nicolas, vuoi venire? Nicolas, dove Nicolas? Nicolas! Allora, Amparo, metti giù. Andate via da YouTube. Ma per cantare la fai mettere la fascia, Amparo, perché se non lo conosci fai mettere prima la fascia. È chiaro, sì, però qua, ma capito che ci mettiamo a ridere, ci sfottiamo, buonanotte, va, mica non ha capito una ridere. Ma rumore pallo, ma la gente non ci piace sfotti, ci mettono sempre inzottare. Ma avete capito che avete capito che c'è guerra, avete capito che c'è gente che soffre, avete capito che c'è mangiamo un pezzo di ma avete capito se o no, e voi vi dedicate per l'Inter, per la Juventus, per Mina, per scritto. Oh, avete capito uno cazzo nella vita, guarda. Vieni, YouTube si sfotte, buonanotte. Non avete capito? Ma del ladro da solo. Ti danno dei pagliacci da solo questi. Appunto, ma sto matto sta scrivendo solo questo qua, sta scrivendo. Pagliacci, gobbi, ladri, pagliacci. Ma del pagliaccio da solo. Che cosa qua, cazzo, se scudo, guarda. Sto rosicando, guarda. Che poi loro vincono. Scusate. Fatti un altro nick, va, è vero, nick. È vero. Almeno ti alleni un attimo. Che quello vincono. Ambare. Rubato 12 partite quest'anno. 12 partite. Ma ascolta, mettono sta seconda stella quando noi l'abbiamo vinta la seconda stella nell'82. Nell'82 la Juve. Però loro ce l'hanno con l'asterisco. Perché devo fare l'asterisco così grande, lo devo fare. Noi abbiamo vinto la seconda stella nell'82. 40 anni. 40 anni che vi siamo avanti. Così deve ridere solo con questi pagliacci. Nell'82 abbiamo vinto la seconda stella. Io devo rosicare con questi qua che a me mi dicono: ah, stanno 100 pazzi. Mago, due cose. Viene 38 scudetti. Cioè io. Che cosa? 40 anni fa vince, vero? 40 anni fa, e ancora che si parlano ancora. Ma dili che va a vedere, dili che va a vedere. E quando l'ha messa la seconda stella alla Juve. Sì, caonato, vedi, subito i morti. Ma tu sai la storia dei morti? Mica colpa fu la Juventus, fu i testi di cazzo del gruppo di Liverpool che hanno attaccato i juventini se c'è un bordello. La sai la storia tu? I morti. E Milito, e la cosa, e Gipletri, Milito fuori gioco, non lo dice là, come? Nel Ginè fuori gioco, là se c'era VAR, a parte non lo so, il Cavaro voi, sai. Cavallo fuori gioco di Milito, vincevi 2-1, 1-0 con Barcellona, perché eliminati, lì dici niente, ah, è tutto a posto. Non dicono niente, no, là, Milito, no, 80.000 fuori gioco. Ero. Ma che dici? Vabbè, diciamo che l'Inter quest'anno, se vince, i pagliacci, scusate, hanno 18 scudetti. Se vincono quest'anno, è vero? Perché uno nel 40, mi sembra, quanto è stato? Hanno fatto qualcosa e l'altro è nostro. Ma diciamo che ne seguo svariati. Ma io non vorrei mai parlare dei morti. Sempre sta cosa dei morti. Hanno sta cosa tipo la vendono e poi sfottò a un certo punto. Avete vinto con i morti. È mica colpa nostra. Ma vedete, ci sono come. Però lui non sa, Braumare, però lui non sa che la Juve l'ha dovuto giocare. Perché la UEFA ce l'ha imposta di giocare. È stato l'Ultras, allora c'erano là i Ultras degli inglesi che hanno fatto un casino, bordello, che poi i Juventini quando mai hanno stato tutta questa cattiveria di Juventini, quando mai, là è stato un bordello, cose. Però è anche vero che lo stato all'epoca non si poteva giocare là, uno stato che là cadeva, appena toccato cadeva a pezzi, là. Andava in uno stadio meglio a giocare, sono andato a giocare in uno stato di terza categoria là, all'epoca, mamma. Ciao, onesto. La vostra rivalità, sì, chi dice fottere lo scudetto a noi, capito come? Sì, certo, scudetto a loro, Guido Rossi, certo, scudetto là, cioè, vincevano un campo, vincevano loro, e ne vanno orgogliosi. Io, fossi interista, non lo vorrei mai, veramente. Ma dagli 10, un pare, ce l'abbiamo da dare scudetti, li vogliono altri 10, ce li diamo. Glieli diamo. Oh, signori, buonasera. Nello, facciamo un tuffo nel passato di 30 anni fa. Nello viene venuto, no, all'epoca Palermo di merda, coglione, cosa? Oh, ragazzino, stai calmo, Buffalo Bill, stai calmo, ricordo, oh, da live alla fine, che poi non ci ripensano,
Già la live è stata proprio universale, guarda. Ma sai che c'è anche su, come si chiama quello lì, Twitter, c'è anche le spezzoni di live, è stata un simbolo di YouTube. Ricordi? Beh, quel periodo poi addirittura io non, mi Oh, ricordo pure voi pagliacci, ehi, passavamo con i pagliacci, quando guarda, noi era anche la quando Madonna. Ma quel periodo lì era bello perché c'era l'Interi con gli interisti, era spettacolare. Ma sai cos'era il bello? Che nessuno se la prendeva troppo, capito? E il giorno dopo eravamo tutti in live ancora. sì, vabbè, ma poi fu un periodo, insomma, Ma che sai che è c'erano le successo? Che rivalità ultimamente i grosse, pagliacci insomma. si sono gonfiati troppo, visto che stanno a vincere qualche trofeuccio, allora se sono gonfiati troppo ormai non li regge più nessuno, sono diventati inarrestabili. No, ma non solo quello, Max, adesso non puoi dire più niente, capito? Mandi a fanculo uno e se la prendono troppo sul personale. Ma sono per maluco, ma che stai male? Sono per maluco io, mamma mia. È totalmente diverso. Oh, te ricordi? Oh, nati per vincere. Tu me la succhi, tu! Vergogna, delinquente, delinquente. Perché sai cos'è? Ti vitti con tutto, sei arrivato con tutte le ricchine, cose, ci siamo fatti Terremoto questo. Alentini, terremoto Alentini. Oh, ci sono passato adesso, ci sono passato. 10 giorni fa ci sono stato Alentini. E chi lo ha donato a sera, certe volte li mette assieme e si fa meglio l'esatto, mannaggia, quando giuro. Io ormai lo vedo, la figlia di Dazzelli che lo vedo poi ormai. Ma infatti, Oggi ti guarda, sto, lo io vedo ancora. leggo questo commento sotto. Guarda, da una parte c'ho io un po' di paura, è quella la mia paura, perché Maifredi faceva un calcio spontaneo e poi alla fine ha dovuto giocare a Juve. Diciamo, non vorrei che se dovesse arrivare che si ripete la storia. Quella, la paura mia è un po' quella, però Ma ti vabbè. ricordi, Max, quando Maifredi era nel Bologna che diceva tutto calcio champagne e non siamo entrati nemmeno in Coppa UEFA? Ti ricordi o non ti ricordi? Perché io quella Juve l'ho vista, eh. Cioè che poi quell'anno la Juve comprò Baggio, Villaggi, Di Cagno, Elfler, Giulio César, cioè comprò un botto di giocatori forti, Hooligans, sì, c'è uno no, io sparone ti della ebbe, Madonna. Però Hooligans. il problema è che tutti all'attacco giocavamo, una squadra tutta all'attacco era, È cioè quello? E c'era non nessuno entrammo in che Coppa UEFA, dopo 30 anni non entrammo in Coppa UEFA, non entrammo. lui. La, come si dice, la carta d'ingresso è stata il 5-1 contro il Napoli. Oh, ci assomiglia a Vital, vero, vero, Vital, se si fa vai, va. Mo, ci somigli nella Vital, un po' che te lo sai, Vital. Ho fatto la crepe. Io guardo. Aspetta, levate l'occhiale, Grande non Nello, Grande Nello. ti ho mai visto, 35 anni, ragazzi, vado in giro ancora così. Oh, Ma ragazzi, no, levate l'occhiale. anche vale ragazzino, poi ho 35 anni io. È beato te che ce li hai, Nello, Però, beati te. ciao, ma c'è una tua figlia, ma tu sai che all'epoca però eri giovane, allora eri junior il Bello. ragazzino. Ah? No, no, vai di là, papà. Avevo di merda! Ci si Vai, stai calmo, vai, che saluta invece mio c'è figlio. C'è mio figlio che vuole salutare, saluta veloce, papà. Ciao, bello, un bacione, ciao, caro, bello. ciao, Come manina. si chiama, Nello, come si chiama? Massimo. Ciao, Massimo, grande Ciao. Massimo. Guarda, un bacione. Ha scelto un bel nome, ha scelto, no? Adesso ha scelto un bel È il nome del mio migliore amico. nome. Ah, oh, vedi, io sono il mio amico Massimo, pure io, ma. E ti pareva, vedi quello. Tutto studiato. Ma Bello, Nello, di che parte dell'America sei? Lo California. sai che io, mia moglie è americana, tu sai che, perché mia moglie è di Indianapolis, la di... Ah Come no, c'è quello Indiana? sta più su, lontanissimo. Io vorrei andare in California, sai perché? No, non in California, a Los Angeles, vorrei andare nei ristoranti del Piero, minchia, sai, sarebbe il mio sogno, vorrei Ah, il andare là. numero 10. È qua vicino a casa mia, è 40, 45 o 50 minuti. Dimmi una Nello, cosa, tu quanto disti tu da New York? Nello, non ti quanto vedo disti da pure New me. York? Ah, no, dall'altra parte, tanti devo prendere l'aereo. Perché io vado a ottobre, perché se ma se eri vicino magari venivo, ma se eri lontano. No, dovete mettere in conto che non è come l'Italia. Qua è Vabbè, da qua a chiaro, New ci York mancherebbe altro.
saranno 4 ore d'aereo, 4-5 ore d'aereo. Vero, sì. Io ci vado quasi ogni 3 anni in America, ragazzi, l'America è grande, mi piace, va, alla fine l'America si sta bene, alla fine, dai. Sì, è un po' si mangia un po' pesante, però insomma. Cosa? Si mangia un po' pesante, io per esempio ho gastrite, capito? Minchia, quando in America a me la pizza per esempio mi rimane qua. E abbiamo mangiato tutti i fast food, sono, in America tutti i fast food. No, io non mangio fuori assolutamente, perché il mangiare qua è terribile. Cioè la pizza, per dire, quando vogliamo fare la pizza, la preparo la preparo io, anche le lasagne così, le facciamo a casa. Adesso lì. Le facciamo a casa, perché il mangiare qui è terribile. Le glisse, come fu l'eclisse? Da voi si è visto? Sì, l'ho visto, ma solamente un quarto era coperta, basta. Pochino, non tanto. Ma noi qua si è visto un cazzo, caro. Sì, ma non si è oscurato niente il cielo, vabbè che era pochino. Però abbiamo preso anche gli occhiali e tutto per vederlo. No, proprio poca roba. Eppure, sai, non l'hai visto mai senza occhiali, sai? Non so che gli occhi, che faccia che hai, però le vado l'occhio un altro. Non ho visto mai, però se sono Michele Vitale, però. Ma che bell'occhi che c'è, guarda che bell'occhi. Che bello l'occhio di cosa pare, cosa? Bruce Lee pare, l'occhio proprio cinese proprio. Però minchia proprio stretto. Ah, pare. Ma guarda che io non ho mai fatto a gara con nessuno, non sono loro che fanno le gare. Io non ho mai guardato iscritti, viso, è solo loro che le guardano, purtroppo. Io queste cose ne guardo. Cioè io ho fatto un video abbonato, manco l'ho monetizzato, per farti capire. Guarda, per dire tutto. Infatti ho il mio canale, no, adesso Fantasy Zane, però niente, quello fai cazzo. So. A parte il fatto che io non ho avuto mai sto fatto il canale, cioè alla fine sì, quando? 20 anni fa, ma poi come ora ormai, vedi, la prendo così, sì, ormai. Ma io ho 45 anni, secondo te io ancora mi metto a fare iscritti, viso, che me ne fotti? Ormai... quanto cazzo mi rifutta a me guarda. Però andando abbiamo un anno e mezzo faceva una live, oh ragazzi arrivavamo a 150, ma che sto cosa vedrai arriverà almeno 2000 visual, poi vedi. Uh-huh. Infatti era un po' che non le facevi le live, no? Ma diciamo che io non sono stato mai da live, ma tu sai, no? Almeno tu non sai, io non sono come i ragazzi che la fede da Crione ha fatto male, loro fanno sempre live, io sempre video e basta. Sì. Tu Nello sei juventino, vero? Non sei juventino? Sì. Sì. Ha voglia? Ma domani lavoro, impare? No, domani non lavori. No, domani lavoro, cazzo. Infatti, da poco, no, domani lo vai fino a Inghiettone. Dove cos'è? Domani è lavoro, domani è giovedì. Guarda, ti faccio vedere una cosa, Ambare, che visto che mi chiedi se sono juventino. Allora, non so se si vede adesso. Aspetta, se no. Lo vedi? Sei grande. Ha fatto un taglio qua. So tutta la parte... Mare, guarda, Mare. Io invece ne posso fare tatuaggio. E qua, guarda cosa c'è scritto qua, guarda. Bello. Juventus, allora. Fino alla fine, forza Juventus. Io sono stato, dunque, Atlanta. Questo detto tornerà. Questo detto tornerà. Me l'ho detto, Max, falli godere, arriveremo un'altra volta. Gli è rimasto poco ancora. Andando sta cazzo di Inter a Roma. Avete visto le partite di oggi? Le avete viste la Champions? No, oggi no. Io ho visto un po' del Barcellona contro il Paris Saint-Germain. Io ho visto l'Atletico. La maglia, ve l'avete vista la maglia? A me la prima mi piace. La prima è bella, con la zebra. Mi prendo la prima e la testa, la seconda non mi piace.
Secondo me che c'è la gialla, non mi piace. I numeri potranno bianchi del Re. Esatto, l'Inter tornerà sotto ai 1000 Juve, e quella sarà la fine sua. E poi diremo... Falli godere adesso, falli godere, tranquillo. Sì, dicono, non vinciamo più, cioè di qua 10 anni, non vinciamo più, infatti. Bravo, senti un po', Ampare, io vado, va. Ma pure io, ragazzi, già sono in mezzo. Mi vado a fare una... Ha fatto una piacere, la rimpatriata abbiamo fatto. Mi vado a fare la sega pensando a me nei lauli, pensando a me nei lauli. Andavo a letto che domani si lavora. Io anche non entravo, io a Lambare Palermo, 5 anni che non entravo nella tua live, 5 anni. Comunque, quando si entra qua bisogna dire intermerta, quella mia parola d'ordine. E falliti, pagliacci, capito? Perché non sono più... Vabbè, io ti saluto un pare... Un saluto pure quelli della chat, vi pori sfigati. Va bene, la fine. Si vede mai alla prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. A tutti qua. Vabbè, salutiamo la chat, qua salutiamo Matadoro, qua. Ciao Ambar. Ciao bello. Oh, comunque mi ha fatto piacere, tanto tempo. E tu sai che io ti ho scritto anche sempre privatamente, lo sai. Sempre. Non mi sono mai dimenticato. Va bene, pare. Ciao, caro, ciao. Quando vuoi. Ma io non so da live, sai, è stata una cosa. Vabbè, quando vuoi, quando la fai. Ci vediamo, ciao, buonanotte. Va bene, ciao. Allora ragazzi, va bene, comunque le sono, insomma, alla fine non è mezza, dopo tanto tempo, un pare faremo fare una live, cosa. Ciao, bellissima live da Chicago, un saluto per Chicago, sai, Giorgio Chirard, sai che fu, io sono stato là, Fresi, parlo però, 5 minuti contate, e dunque, sono andato a Napoli, Florida, Washington, Boston, e Atlanta, capito? Ma boh, ragazzi, comunque un bacione a tutti, vi saluto, mi raccomando, vi saluto, era dato un bacione alla live, va bene? Quindi mi ha fatto rimpatriato, comunque alla fine qua lo sapete, io se volevo facevo qua una live, diciamo che insomma con chi parla ossessionati cose, ma ci sono, penso, dobbiamo ammettere, ci sono tante età. Loro su che sono stati noi, alla fine sfottiamo, alla fine. Io penso, ripeto, ma tu pensi da pari famiglie che vado a litigare con quelle, ma quando ormai finire i tempi, ho dato largo ai giovani, capito? Però è giusto che uno fa un video, parla di calcio, si sfrutta senza fare troppe lecchine. A me queste cose a me sono, così dice, genuino juventino. Comunque, vi saluto, buonanotte ragazzi, 3 ore di live, abbastanza stasera, ma boh, ciao.